dire porco Livio? Ma che cazzo ne faccio che? Ma porco Livio! Porco Livio. Porco Livio. Ma porco Livio, si chiama Livio questo mostro? Porco Livio sì! Porco Livio! Ma è porco Livio, anche se non si vede perché non si dice. Fangulo Livio. Mentions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Porco Livio. Fangulo Livio.
Bella, bella, buonasera, buonasera. Zore, dove stai? Affrontami. Zore? Dove sei? Caca sotto. ecco, è arrivato adesso. Su preciso. Io arrivo quando devo arrivare. No, esatto. No, sta già da subito. Non ci anticipo né in ritardo. Ma perché dovrebbe stare qua? Io immagino non abbia voglia manco di sentirti. Cioè, ma sai che vuol di sentire? Bella Zore! È entrato qui proprio per debancarmi. Vabbè, un conto se lo devi fare, un conto è sentire la tua Senti, voce. C'ha la tua immagine dopo, profilo, quindi questo vuol dire vero, proprio... Sì, vabbè. Oddio, c'ha... attiva la webcam addirittura. Eccolo! Sta in macchina, Buraccio. Non si sente, Zore. Non si sente, cazzo. Problema. Mi vuole debancare dalla macchina. Adesso l'audio è funzionato. Ecco, vai, bella, ciao, top 5 meme del canale. Top 5 meme del canale. Niente, immagino non fa più la poesia al pipega, fa allivio. Ragazzi, perché in casa mia c'è troppa gente, volevo stare un po' più tranquillo, ho detto vengo in macchina. Bravo, bravo. Va bene. Ci piace, sociopatici. Esatto. Adesso ho gli appunti, eccoli qua. Lo vedi che è un seguace. Senti, cioè, ma puoi metterlo in orizzontale il telefono? È un problema? No, aspetta, adesso ci penso io. Orizzontale, ecco qua. Face reveal di Zora, hai visto? Eh sì. E adesso sono cazzi! Per te, Livio, sicuro. Vediamo. Adesso ti smondo tutto Dragon Ball, non ti preoccupare. Guarda, te la tua immagine del profilo del cazzo, guarda. Che vergogna. Oh, mia, Valentina. Grazie Peppe. Ciao Peppe. Grazie Peppe. Bella Peppe. Fangula Livio Team Zore. Sempre. Ma vai a cagare. Sempre. Anche sempre. Va bene, eccoci qua. Se famo un viaggetto, perché questo sarà un viaggio verso la follia in macchina. Allora voi come state? Un bel posto. Io voglio dire una cosa prima che iniziate a litigare. Stiamo decidendo, insomma, stiamo vedendo i posti per andare a dormire ai Boscar. E sembra che abbiamo preso una decisione. E la decisione finale per Maggi è stato fondamentale: il fatto che ci fosse la McFit vicino, così il pomeriggio. Non la pago nemmeno, la palestra è gratis. Cazzo. No, vabbè, comunque il posto viene scelto in base alla logistica. Vabbè. Il fatto che ci sia la palestra è soltanto una coincidenza, non è controllato, quindi come sapevi? No, io ho cercato la zona meno costosa di Milano, che comunque meno di 60 euro a notte non esiste a Milano, anche nel posto più scrauso del mondo, e ho cercato un altro posto vicino, che era quello famoso. E quindi ha visto che c'era una McFit da quelle parti, ha detto vabbè, facciamo che la prendiamo qua, ragazzi. Costa un po' di più magari. Bella, la casa è costa di meno, paradossalmente. Ma dov'è? Cioè, se è in culo, ci cioè arrivi? Tra il Duomo e Città Studi. No, dai, non è vabbè, allora va bene. Cioè, no, però mi ha fatto ridere perché ha scritto il coso. No, perché poi io preferisco questa, perché questa è vicina alla McFit, così al pomeriggio va. Attenzione, quella di Elna c'ha un problema enorme.
No, vabbè, io no, il messaggio mi ha fatto ridere. Per me, guarda, il divano letto non è un problema, per me il problema grosso è un altro. È un bagno solo. Quattro persone, un bagno, non stanno in guarda che c'è amico tuo. Perché lì io non... Consigli l'alimentazione un proteine in polvere doping. Le proteine che sono doping? Vabbè, senti, vai Zore, ma che è successo? Sei morto? No, no, prima di iniziare volevo dire un attimo una cosa a Melia, perché c'è un mio amico che mi ha detto in pratica di dirti che avete giocato insieme a un gioco di carte, Warhammer Fantasy, mi ha detto, nel settembre 2017. Lui mi ha detto di dirtelo, giusto per nel così... Nel settembre 2017 abbiamo giocato contro? Sì, proprio al primo turno mi ha detto che avessi subito incontrati. Lui aveva Bretogna e tu Skaven, mi ha detto. Ok, adesso sono più curioso di così adesso, però va bene, intanto... No, vabbè, mi ha detto di dirtelo, pensate di dirtelo comunque, tanto, mi faceva piacere se lo, ricordo, se lo dicevo così. No, no, ma infatti io adesso voglio sapere chi era. Vabbè, no, non dire il suo nome magari in live. No, no. Come lo dici dopo, come lo dici dopo. Te lo dico dopo, te lo scrivo per un chat. Comunque hai dei buoni amici, hanno giocato a Warhammer. Ma ce l'ho amici che giocano a sti giochi comunque, né noi soli. Io perché ormai mi ho fermato con Yu-Gi-Oh! Non ho più continuato. Vabbè, guardato una volta a giocare a Magic, non mi è mai riuscito. Lo lasciamo a Marra quello. Vabbè, prego, iniziamo. Litigate. Ho tre parti per fare questo discorso. Ho tre parti in cui partirò da Naruto, passerò a Bleach e poi c'è il finale che è il tuo personaggio di una saga tua preferita, immagino. Vediamo. Che sarebbe Vegeta? No. Ha detto prima, no, sarà penso Record of Ragnarok. No. Proprio sbalicchiamo il mondo degli anime, passiamo al cinema, andiamo con Darth Vader. Ah, ok, Darth Vader, va bene, mi piace. Vai. mi piace. La redenzione migliore della storia del cinema. Mi piace. Sempre meglio di quella di Vegeta, non ti preoccupare. Vabbè, ma che cazzo c'entra? Io ho detto dei manga anime, però vabbè. È un plus, va bene. È un plus. Partiamo da Vegeta. Allora, vabbè. Vegeta, partiamo dal presupposto che Dragon Ball penso che l'anime preferito di tutti da bambini, da ragazzi, posto nel cuore ci rimane sempre. Il problema fondamentale di Vegeta è che tu arrivi a Vegeta partendo dall'inizio con i cattivi che vengono mostrati, prima Yamcha, arrivi a Tenzing, piccolo, grande mago piccolo, arrivi a Vegeta che tu hai sempre seguito un pattern, cioè ti viene presentato il cattivo e il cattivo dopo subito diventa buono. Anche cazzata! Livio, piccolo, Junior, solamente Junior. Ma che c'entra? Cazzata! L'unico altro caso è piccolo. Non tutti è vero, gli altri non è vero. Allora Piaf rimane lo strozzetto. No, tu sei l'unico altro caso, vuol dire che non ne devi dire quelli che non rimane. Basta che uno te ne dici un altro. Vabbè, dico gli altri che non si so. Tenzing non Radish non mi sembra abbia avuto recensione. Nappa non ha avuto redenzione. Freezer non ha avuto redenzione. Quindi questa è diversa dalla frase che hai detto tu. Vabbè, poi Tenzing, ripeto, è un cattivo sni, però vabbè è il cattivo è l'eremita della gru, che sì, effettivamente che non ha una redenzione. Però anche Tenzing in fondo è il cattivo, quello di quella no. Saga. Sì, vabbè, è l'antagonista, però non è cattivo. Perché Vegeta non ha senso fino a... Io Vegeta lo considero che non ha senso fino a un certo punto. Cioè, da un certo punto proprio sbacca completamente il suo personaggio. Ah, e posso dire una cosa? In minor misura, ma per un brevissimo periodo, l'antagonista era pure Krillin. Cioè, Krillin all'inizio è stronzo. Vabbè, lo incula con le cose. No, è vero. Poi Krillin, vabbè, Krillin si redime presto. Vabbè, okay. Ma perché è un bambino, però all'inizio, cioè, però, ma è competitivo, dai, ma non è cattivo, dai. No, non è cattivo, però è l'antagonista. Ma non è l'antagonista, è un allenamento tra due rivali, è un po' strozzetto. Lui gli fa l'infamata, dai, non è vabbè, vero. Vabbè, ho capito, ma dai, per favore, andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Con Vegeta, che succede? Ti presenta all'inizio Vegeta come che è il principe dei Saiyan, il fortissimo Saiyan che sta arrivando sulla Terra per poterla distruggere, per poter vendicarsi dei Karaot, ma soprattutto per piazzare le sfere del drago.
All'inizio lui arriva specialmente per quel motivo, no? Lui arriva, viene fatto vedere super cattivo, super potentissimo, Goku nemmeno col Kaioken 20 riesce a sconfiggere, tant'è che si trena su Ozaru e sembra mettere tutto quanto nel casino. Poi, che succede? Sembra che siamo arrivati alla fine, cioè che Vegeta, nel momento che venga sconfitto, ucciso, perché fino a quel momento lui doveva essere il cattivo senza possedere redenzione, stesso pattern di piccolo, anche lui viene salvato da Goku. Goku non vuole che Vegeta venga ammazzato, stesso pattern di piccolo. Piccolo, stessa identica cosa era. Andiamo avanti, Vegeta si ma salva. Ma è bellissima quella parte! Si ripensa... Non è copia incolla di piccolo? Ma no, ma non è vero! Oh, ma no, no. Ma perché Goku se sente che... Allora, lo fa anche con Freezer. Però poi Freezer muore praticamente. Vabbè, poi non muore. Però... Cioè, succede esattamente la stessa cosa. Goku li risparmia gli avversari se vede che ha vinto. Anche con la squadra Ginyu gli dice: oh, io non c'è più motivo di combattere, andate via. Ed è per quello che Vegeta gli fa: tu non sei un vero Super Saiyan perché non li hai ammazzati. Okay, grazie Luca, Matteo. È sempre così, cioè, anche insieme, quando poi la gente muore. Adesso io sto facendo anche questo discorso per poi fatte vedere anche il parallelismo con Naruto. Vede come le cose cambiano proprio su queste due vie. Poi vi fate vedere, allora, in questo caso, vabbè, Vegeta è scappato, non è andato però via, ce lo rincontriamo, tanto sappiamo che lo dobbiamo rincontrare nuovamente, perché non è che è finita la saga dei Saiyan, pensi certo, che Vegeta non compaia. Ma è quella la cosa bella, ci sono più fazioni. Va bene, a parte sta cosa è il fatto che il copia incolla è piccolo, perché poteva fargli un modo, magari poteva fargli un modo. Ma no, ma è il modus operandi di Goku. Livio. Grazie, bella. Allora, è tornato, Goku... Fa sempre così, anche con i cattivi che poi non si redimono e muoiono. Lo fa sempre Goku, non è che è un copia e incolla, è il suo modo di fare. No, sì, questo è vero, questo è vero. Allora inizi in quel modo, posso dirti, proprio intervallato da pochissimo tempo, proprio tra piccolo e Vegeta passa niente. Ma manco da Vegeta alla squadra Ginyu e poi è Vegeta che li ammazza, vabbè, a Freezer, fa sempre così. Vabbè, facciamo, va bene, accetto. Scusa, Goku. Cosa. Comunque anche Yamcha era cattivo e poi si redimeva. Vabbè, Yamcha sì, Yamcha era un ladro però l'amore, diciamo che la... Vabbè, è un metodo diverso, però. Vabbè. Arriviamo alla saga di Namek. Già lì Vegeta inizia a essere un personaggio completamente diverso rispetto a quella saga dei Saiyan sotto il punto di vista combattivo, perché lui arriva lì. Luan già inizia il dubbio, ma io ancora so il più forte. All'inizio le butca da chi è? Da Dodoria, il primo che da Zarbo nel primo che incontra. Dopo c'è il primo Zenkai e fa fuori Madodoria, quindi subito pensa: ah, io lo so, il più forte di tutti. Adesso vede quando arriva Goku lo sfondo, uguale a Freezer. Incontra la squadra Ginyu, che succede? Se ne frega altamente. Grazie, Trono. Maggio, sabato 29, tu esci con noi. Vabbè, ma vieni, è il compleanno di... Cioè, il compleanno è la festa di Arianna. Poi vediamo. Vabbè, arriva la squadra Ginyu. E che succede? Un'altra volta? Beh, no, se no, io rimango a casa. Solo Arianna, quello sarebbe un gran colpo. Sì, ti va. No, sì, sì, rimango a casa, tu vieni, quindi. Però poi tu non ci devi stare. No, no, non ci vengo. Scusa, ma in realtà Zoe, io potrei chiuderti qua dentro. Sì. Ah, li chiami la serratura, che no, fai? Là fuori, come esce? Ah, là fuori sì, no, là fuori sì, insieme ai piccioni. Vai, vai, il fatto è che non esce mai. Vai, fallo. Cioè, devi trovare un modo di farlo uscire. Ci va a forza. Tipo un McDonald's. Ma ci va a forza. Vabbè, allora ce lo spingo. Sì, cioè. Così va bene. Magizunderino, sì, dai. Poi quando state fuori voglio vedere. Sì, sì. Poi quando non succede, proprio. Scusa, Zore, vai. Continuiamo sotto questo punto di vista. Un'altra volta arriva il nemico forte, un'altra volta arriva la squadra Ginyu, e invece un'altra volta parte a sprombattuto, il suo più forte, e le butta un'altra volta, quindi un'altra volta dubbi. Beh, aspetto. Grazie. Grazie Dile, 5 volte grazie, anche da parte del maestro che devo vuole aumentare sentire il volume di devo questo. Aumentare il volume, sì, io guardo, vabbè. Sono 5. Quanto stavo a 7? Sì, allora, bravo Livio, 7x5. No, non, penso, non sapevo se eravamo 7-8. Allora, la squadra è Ginyu, in realtà. Vegeta, e all'inizio, dice subito che c'è Busca, perché quelli là sono troppo più forti, lo sa da subito.
poi all'inizio vedi che, ma io so io il Super Saiyan, adesso ci vado io sotto, adesso li metto. Cioè, lui è sempre in quel modo, tutta fase, che prima che le butto di sempre questo. Poi, quando arriva Goku, e Goku fa fuori chi è al primo Recom. Recom subito, lui dice, cacchio, ma non è lui il Super Saiyan, io non servo a niente allora. Bellissima quella scena. E un'altra volta lui va via, però in quel momento ancora lì, però non è giusto, perché non so io il Super Saiyan? E va via, scappa. Dopo, lasciando perdere la vicissitudine di Ginyu, che anche quella non torna quasi niente, andiamo avanti, andiamo a Ma Freezer. che cosa non Ah, torna? di Ginyu, io sono convinto, personaggio proprio che ha scritto, Toriyama non sapeva come scriverlo, secondo me. Ma Proprio non sapeva, perché? ma anche per lo scambio dei corpi, che è inutile in quel modo, è stupido. Ma non è Cioè, vero, cioè, stava a vincere, cioè, non mi stava a pare. vincere, ma dopo che pensa che bella, ma aspetta, mo scambio il corpo con Vegeta, proprio in questa situazione stupidissima, che non, sicuramente non ci darà mai niente per cui possa ridare il corpo a Goku. Magari prima non è che vada ad ammazzare il corpo, cioè scusa, se lui era furbo, ammazzava il suo stesso corpo, dove c'era Goku, allora ha risolto il problema. No, questa cosa l'ha fatta. Cioè, dimostra la Se stupidità del personaggio. vogliamo, la stranezza di Ginyu, secondo me, è che non prova mai a scambiare il corpo con Freezer. Questo è un po' strano. Vabbè, ma perché lui ammira Freezer. Ma ammira vabbè, Freezer peccato di che che? se caga sotto. Vabbè, si Sì, caga sotto, però anche. allora ti caghi Basta che sotto pure sbaglia una contro Goku. volta, è morto. Vabbè, non è che contro Goku è diverso. No, vabbè, Goku dice comunque è più forte, però non troppo più forte. Cioè, è la mia ultima carta. Cioè, io qua sono contro Freezer, non ce l'ho contro. Sì, l'idea che Quindi, cioè, non comunque me detto la è che lui rischio. soffre proprio di sudditanza psicologica nei confronti di Freezer, questo ti vuole dire. Sì, Messa no, un po' a beh, infatti no, schermo te lo così. spieghi da solo, perché lui non te lo spiega, ha detto te lo spieghi da solo, vabbè. Vabbè, dopo arriva la parte ancora c'è dentro, un po' di senso che Vegeta mette Goku dentro la camera lì, quella lì per fargli recuperare energie e vogliono chiamare, vogliono invocare il drago per poter fare i loro desideri e compare Freezer. Tutta la parte del combattimento con Freezer, bello, tutto quanto. Hai una parte che mi interessa a me. La parte dove Vegeta ha senso, proprio completa secondo me il suo percorso, e dove da dopo in poi non ha più senso, ovvero Vegeta viene ammazzato da Freezer. In quel momento Vegeta perde, proprio ha finito, proprio in quel momento lui sa che ha perso, non può più, cioè, in quel momento lui non pensa di tornare mai in vita. Quindi dice, cacchio, io voglio battere Freezer. Non ci sono riuscito. Goku, tu sei l'ultimo Saiyan. A sto punto, anche se mi scoccia, fallo per me, cioè, per il nostro orgoglio, sconfiggi Freezer, vendicami. Cioè, quanto è bello Vegeta, perché dice, cioè, proprio lo vedi che lui è quasi rassegnato, ma vuole ugualmente l'ultimo moto di vendetta. E dopo, bellissimo sto pezzo, quindi, dopo, quando Vegeta torna in vita, Vegeta non ha più senso, perché il tuo sempre di Non so che tutto. dire. Beh, non dire Perché, scusa, Zore, scusa. giusto Vai. così. Di che non ho Porco sentito. Livio. Porco Livio è sempre una Stava frase lì. ad effetto. Ciao, Fu. Stava lì. Prego. Vegeta, quindi, quel momento di morte completa tutto quel che lui doveva fare. Cioè, il personaggio di Vegeta in quel momento era finito, proprio non aveva detto tutto quel che doveva dire, secondo il punto di vista. Dopo, facendo tornare in vita, gli togli tutta la sua caratterizzazione, perché in quel momento non c'è più Freezer da battere. Cioè, Vegeta non ha più lo scopo originario di battere Freezer e ritornare, cioè, Sì, Dimitri. vendicare il suo orgoglio Saiyan, se proviamo a dirla così. Dopo lui, che vuol fare? Ah no, ma io devo essere rivale di Goku, perché mo lui mi ha sconfitto Freezer, che io ho chiesto io di sconfiggerlo, ma devo essere io a battere Vegeta e Goku, perché io non accetto di essere il numero due. E qui inizia tutta la teritera. Nella saga di Cell, Vegeta Ma non ha lei è senso. veramente uno sfogliatore imbarazzante, veramente. No. Allora, ti spiego, ti spiego. Io solo una cosa, cioè, perché Maggi dice sì, non è vero, cioè Dimitri Freezer non lo sa che Ginyu c'ha lo scambio dei corpi. Ginyu dice di non averlo mai usato. Veramente dicono che Gino l'ha dato più e più volte prima. Non l'ha mai usato. Lui quando dice con Goku, non ho mai visto un guerriero così forte contro. Quindi non ho mai, Grazie, magari questo. non l'ho mai usato da tanto tempo, ma comunque sia Ok, che Maggio, Freezer seguirò il tuo sappia che Ginyu consiglio. Porco Livio, ha lo porco Livio, porco sdoppiamento, Livio, porco Livio, porco chi Livio, t'ha porco detto? Livio, porco Livio, porco Livio, porco Livio, porco Livio, porco Livio, Mm. porco Livio, Da come porco so Livio, io, porco ti Livio, imbarazza porco il Livio, film, mi porco piace. Livio, Ma a porco te, Livio, ma a te porco come Livio, sta? porco Livio, Aggiungici un coglione. Coglione, coglione.
Oggi sei in forma, bravo. Va bene. Allora, quello che ti sto cercando di dire. Allora, che cosa succede? Vegeta viene resuscitato perché nel desiderio anche lui è stato ucciso da Freezer. Certo. Ok. Ok. Infatti, Vegeta, quando c'è lo scontro... Allora, lui scopre che Goku è Super Saiyan. Ok, lo scopre. Sì. Perché resuscita e lo vede biondo. Sì, lo vede Super Saiyan. Cosa sarà successo? Ma quella è terribile, quella cosa. Perché tutti quelli che sono stati uccisi dagli altri non da Freezer non resuscitano. Eh no. No, resuscitano tutti. Ma mica sono uccisi da Freezer. E poi gli altri no. Beh, la metà... No, forse dice da Freezer i suoi scagnozzi, mi ricordo. Di Freezer. Ne ammazza un sacco Vegeta, No, infatti. Anche Nappa doveva tornare a vita, quindi di conseguenza. Chi? Anche Nappa doveva tornare a vita. Beh sì, quindi. Tecnicamente sì, se torna in vita. Forse era su una... non mi ricordo esattamente quello che... Perché se consideri Vegeta parte della sua banda, effettivamente dovrebbe tornare in vita pure Nappa. Ma non solo, dovrebbe tornare in vita Guldo. Che non torna in vita Guldo. Buco di trama. Ma non so. Cazzo, buco di trama. Guldo non torna in vita. Tu ti ricordi cosa c'è scritto? No, non me lo E allora non è un buco di trama, lo vediamo. Me lo state dopo. Dicendo voi? No, io ti ho detto e non mi ricordo. Ok? No, scusa. Detto questo, volevo finire il discorso. Allora, che cosa succede? Viene resuscitato anche Vegeta perché è stato ucciso da Freezer. A quel punto Vegeta che cosa dice? Dice, adesso godo perché quei due si ammazzano a vicenda, scoppia il pianeta e io sono a posto, ok? E divento io il più forte perché sono io il più forte, ma ok? Il senso di Vegeta non ha... Cioè, Vegeta, morto Freezer, non ha più senso perché l'esistenza di Vegeta dipende dalla vendetta con Freezer. Da lui voleva sconfiggere Freezer. Lo scopo di Vegeta è essere il più forte. Non gliene frega un cazzo in realtà. Cioè, soltanto che Freezer è più forte di lui, quello lo fa rosicare. E infatti, dopo che scoprono... Lui infatti voleva essere lui il capo, eccetera. Quando scopre invece che Goku è in vita, allora là il piano cambia. Perché non è più lui il più forte di tutti. E quindi si allena tutto il tempo per cercare di diventare più forte di Goku. Sì. Però già vedi dalla saga dei Cell che Vegeta, in quel momento, cioè, Vegeta sta sulla Terra per quale motivo? Vegeta sta sulla Terra così a caso, decide di difendere la Terra così a caso, proprio senza un tanno spiegato perché Vegeta... Te lo spiega! Te lo dice lui! Lui si fa addirittura una famiglia perché pensava che la forza di Goku derivasse da quello. No, quello te lo dice dopo. Te lo dice dopo. Però te lo spiega, non è che se non te lo dice dopo... Quel frangente che va dalla saga di Freezer alla saga di Cell, non c'è un motivo. Motivo perché Bulma ha assistito Vegeta quando è la sua stanza di gravità. Ecco il motivo. E poi Vegeta all'improvviso cambia, diventa. Non è che vuole difendere la Terra, però diventa difendere la Terra così a caso. Ma perché caso, nella Terra c'è pure lui e c'è la sua famiglia. C'è la sua famiglia, però io sono d'accordo che effettivamente, cioè, dopo si indebolisce molto. Cioè, secondo me sarebbe stato molto più epico se l'ultima cosa di Vegeta fosse stata proprio il momento in cui dice a Goku vaffanculo Freezer, ammazzalo per tutti quanti Saiyan. Vabbè, però secondo me è bellissimo anche c'ha la ricaduta. Cioè, tutta la parte dove diventa Majin Vegeta è fighissima. Ma che ricaduta c'ha? Ma non è una ricaduta. Non è una ricaduta, perché fa la stessa cosa pure contro Cell. Cioè, ogni volta ce l'ha ancora. Tanto dentro. So, più figo di tutti, quindi poi li ammazzi i cattivi. Il problema vero è che devo diventare più forte. Mi sembra totalmente in character. Ma anche... No, aspetta, in character. È una saga di Cell. Quando alla fine c'è Cell che torna in vita e spara il colpo a Trunks e ammazza Trunks, di improvviso a Vegeta gli importa del figlio e di improvviso si mette in quel modo ma si è affezionato, è suo figlio. Vabbè, non ti ha mai fatto vedere tutto sta affetto. Ma perché lui è uno zunderino come Maggi? Allora, quello è un po' è vero, però rimane il fatto comunque sia che quello che succede dopo è un po' debole pure la cosa. Cioè, tu vuoi proteggere la Terra perché vuoi salvare la tua famiglia, ma poi fai diventare Cell perfetto semplicemente perché spirito di Saiyan del cazzo però lo spinge a cercare guerrieri più forti quando te pare. Lui è fatto così.
E lui ha fatto così. Mi pare in character. Guarda, è molto più in character di Goku che di Vegeta, secondo me. Cioè, Vegeta è molto più calcolatore. Cioè, Vegeta bozza per anni da Freezer perché sa di non poterlo sconfiggere. E quindi fa zitto e pippa. Non ma è lui come Goku. Quel momento... Goku non avrebbe mai abbozzato per anni. No, ma quella cosa, cioè, quando lui fa quella cosa, Cell, perché lui era convinto di vincere anche ma contro. Ma cosa convinto di vincere? Là si è convinto di vincere pure contro Freezer. E poi, no, ma che c'entra? No, perché lì vede uno sopravvaluta se stesso. Lui sopravvaluta se stesso. Lui vede uno strapotere verso la seconda perché poi forma. Si è allenato perché poi è diventato perché ha detto: sì, vabbè, stai sul cazzo, Goku. Sì, voglio diventare pure io Super Saiyan. Lui è il principe Saiyan che spacca il culo a tutti quando è piccolo. Beh, però ci può stare. Cioè, tu all'inizio pensi di non essere forte come Freezer perché Freezer sai che le buschi. Sì, ma poi lui Freezer abbozza, muore. Lui abbozza pure da cuoco con Kai di merda lì, come si beh, chiama? Però lui Tizio dopo Viola che Super che Saiyan, dopo gli mena perché si vendica perché mo è diventato più forte. Vegeta, se pensa che un altro potrebbe essere più forte lui, più fa zitto e pippa, abbozza, però lì cambia nascosto, no, però lì cambia, però ha fatto forte. Super Saiyan. Però cioè, non c'ha avuto coglione. C'ha avuto un boost d'autostima diventando Super Saiyan. Cioè, cazzo, sono forte pure io. Ma gli ha tirato una ginocchiata a C18 e l'ha messo a terra con un colpo. Che boost d'autostima c'hai? Cioè sei umiliato proprio in maniera vergognosa. Quale boost di autostima? Dov'è il boost di autostima? Il boost di autostima contro la seconda Vegeta forma che vede che lo massacra. Vede che lo massacra, quindi dici facciamo diventare più forte così magari mi perché mena. Dice così batto pure questo e faccio vedere che sono io il più forte. Ma qual è? Ma è un vabbè, anche totalmente in character. È un'idea. No, perché ci sono allora a volte lo fa, a no, volte non contro lo fa. Freezer è diverso. Non è contro solo Freezer è diverso. Solo contro Freezer sì, sì. Perché abbozza contro anche Freezer tanti altri. Appena c'ha la possibilità di buttargliela al culo lo fa. Cioè lui appena scopre che ci stanno le sfere del attenzione, drago lo fa per diverso, mettergli la culo a buttargliela al culo è da Vegeta. Infatti buttargliela al culo è in character con Vegeta. Contro Cell non glielo butta al culo, se lo fa buttare al culo. Sì, perché che è molto diverso. Eh no, è come un coglione. Prima era uno che certo ma perché lì si sopravvalluta. Beh, ma no, però si sopravvaluta solo in un preciso momento in cui serve alla trama. No, quando è il più forte. Il cazzo. No, quando è il più non forte. È più forte sì, di niente in quel momento è il più forte. Ma in quel momento Goku pure è più forte di Vegeta. No, in quel momento Goku sta nella stanza dello spirito del tempo e non lo sai. Tu sei diventato più forte nella stanza dello spirito del tempo. Goku che fa? Diventa più scarsa nella stanza dello spirito del tempo. Lui non lo sa. Niente, Francesco. Allora, il quindi... pesce rosso, chissà che succede domani. Boh, pazienza. Francesco, lui non lo sa. Te t'alleni, te pensi di essere fortissimo. E magari quell'altro invece si allena meglio e diventa più forte. Ma che cazzo ne sai? Lui deve essere onnisciente. No, lui in quel momento è il più forte. In quel momento, sì, c'è solo Trunks che però non gli ha detto che poteva diventare più forte. Trunks è l'unico che era e poi era più pure forte. Trunks è più forte di lui, ma vabbè. Ma non lo sapeva Vegeta. Sì, vabbè, ma cioè, veramente, ma passi per coglione. Cioè ma che... infatti fa la ma coglionata. No, perché Vegeta nella prima parte non è così coglione. Vegeta non è per niente un coglione nella prima parte. Cioè diventa un coglione la seconda perché vuole guarda che tutta la parte guarda che no te tutta la parte di Namek che Saiyan vogliono tutta la parte di non è forti. Vero tutta la parte di Namek Vegeta è chirurgico. Vegeta aspetta che partano per rimanere solo con Kyuubi perché è convinto di poter battere solo lui e gli mena. Dopo avergli menato di nascosto se ne va, arriva lì e sta attento perché è conscio del fatto che è più scarso di Freezer e pure di Zarbon. Lui sa di essere anche più scarso di Zarbon, capito? Cioè lui non si sopra... Quando lui vede che batte Kyuubi potrebbe dire oh sono forte... No, lì è chirurgico perché lì serve una trama in cui sveglio Vegeta. Sa quanto sono forti. No, queste sono stronzate perché quelli li conosce quando lui era più scarso, lui quando no, diventa più forte lui che sa ne sa. Lui sa anche qual è il loro livello di potenza. Ma non sa qual è il suo. Non sa qual è il suo. Ma che cazzo dici, Francesco? Non sa qual è il suo. Ma che cazzo dici? Come fa a sapere qual è il suo? Quando niente, come fa a sapere qual è il suo? Patrono, via su Discord, ti faccio il culo così di faccio. No, c'è che Zori cazzo oggi. Dici? Che cazzo dici, Trono? Che cazzo dici? È più forte Trax, poi è più lento, ma è più forte. Non vabbè. Dica cazzate. Ma questa è una sfumatura semantica. Questa mi pare che stai un po' sulla difensiva. No, Trunks è più forte di Vegeta. Cioè, sorvoliamo Trunks su questa riesce roba. A reggere l'ultima trasformazione di Cell nonostante sia più forte. La riesce a reggere, solo che Cell è più veloce. Vegeta viene proprio umiliato. Quindi non diciamo cazzate. No. Trono del muori. Trono di cazzate. No, non dire cazzate, trono. Di cazzate è molto, molto bella. Trunks è molto più forte.
te dice proprio che Trunks è stupido rispetto a Vegeta, perché ti dice che anche Vegeta può raggiungere quello stadio, non l'ha fatto perché quello stadio avrebbe portato meno velocità. E quindi Vegeta è al pari di Trunks, teoricamente. Non ti è mai stato detto che Trunks è più forte di Vegeta? Te lo dice! Te lo No, dice che no, Trunks è non più dice. forte di Vegeta! Lo dice proprio lui! Non gliela volevo far vedere questa trasformazione, perché so che avrebbe rosicato mio padre! Eh sì, però quello lo dice prima. Dopo invece gli dice: guarda che sei un coglione, pensavi di essere più furbo, invece sei più coglione. Allora. Ah, questo è proprio perché non avete letto il manga. Allora, questo è proprio per quello. Perché viene proprio messo anche a schermo che Trunks regge di più di Vegeta. Cioè, Trunks riesce a competere con l'ultima trasformazione di Cell. Poi, però, Cell lo incula perché dice: non sei veloce. Vegeta invece le busca e basta. Cioè, non c'è neanche il boost muscolare. Vedete, se quello stadio che succedeva. Cioè, anche Vegeta può raggiungere quello stadio secondo Cell. Quindi, anche Non lui ho avrebbe detto capito. No, lui dice che anche Vegeta può raggiungere quello stadio, non lo fa per scelta. Non è che non lo fa perché è più No, scarso. non lo può fare. Non può Questo raggiungere quella l'hai deciso te, muscolatura. però. No, Questo l'hai deciso no, te. perché non l'ha fatto. No, Non te però. l'ho mai detto, No, mai, va mai. bene, Dai, rimaniamo col dubbio. Rimaniamo col andiamo dubbio. Non avanti. si sa se l'avrebbe potuto fare o meno. Rispondi e Ma caga quella. No, vabbè, non so che cosa avete letto, però andiamo Spiega, dai, non cagarti avanti. Ma non sotto. è che. Lui, Trunks, dice proprio: io posso trasformarmi in questa cosa. Non l'ho detto a mio padre perché so che avrebbe rosicato che ho raggiunto un livello Aspetta, più però alto loro del ti stanno suo. dicendo un'altra cosa. Ti dicono che Vegeta sceglie arbitrariamente di non Non è vera fare sta cosa, che non viene detta da nessuna parte, non è vero. Se no ci avrebbe anche provato. quella cosa. Andiamo a prendere. Scusa, prendiamo l'episodio di Cell contro Trunks. Guardiamo se Cell dice questa cosa. Vabbè. Cell, che devi dire? Vegeta dice di non diventarlo per scelta, lo dice Cell, Livio. Sì, Livio, esatto, Livio, concordo con Livio. È spezzata, bello, mi piace. Sto Oh, dentro arriva. bestie, bravo, bravo Ma trono. dove stai dentro? Ma Dov'è? dove? Ma non lo sa usare, Trono. Ma Vai su. cosa non lo sa usare? Ma cosa non lo sa usare? Ma Vai cosa su. non lo sa Ah, usare? Fili, vai Lo su a sa te. usare, eccolo lì. Non lo sa, tu non lo sai Bravo, usare. Filippo. Vedete che sei scarso. Prego. Bastardi! Bella. Del disturbo, ma signor Livio, mi cade in queste cose pecorecce perché lei ha visto solo l'anime, Ma brutta bestia. cosa stai dicendo? Trunks, Vegeta diventa Super Vegeta, che è la cosa più bella che diventa Vegeta, altro che Majin Vegeta. Super Vegeta, bulkato ma non troppo. Gonfia Cell, seconda trasformazione del ghetto, Esatto. mettiamola così. Poi Esatto. Trunks diventa tutto muscoli ed è Cell stesso che gli dice: coglione, Certo. Vegeta non c'è diventato, ma ci poteva diventare perché così sei più forte di me. Ma sei lento Ma come chi l'ha nonna quando va a prendere la detto? Ma chi l'ha pensione. Io la prendo detto? sotto il ponte per rapinarla. Ma chi Quindi l'ha Vegeta è più detto? forte di Trunks. Ma Solo chi che l'ha Vegeta. detto sta cosa? Tu hai detto che Trunks è più forte di Vegeta, mannaggia tutti quelli È che vero, in quel esistono. momento sì! Ma che vuol dire, pure Vegeta ci poteva diventare? Che Ma cazzo chi l'ha c'entra? detta questa cosa? Bro, tu hai detto che Trunks è più forte di Vegeta. Sì, in quel Non momento è sì! così! Ma come no? Te lo Ma dice il ti sto manga! dicendo che pure. È come dire che Voldemort è più forte di Silente perché Silente non usa le arti oscure. Anche Silente le potrebbe usare, ma Ma Vegeta che sceglie di non c'entra? usarle. Ma che vuol dire? Pure Vegeta poteva diventare Super Bulk come Trunks. Ma Ma non è lui è. Ma vero! come non è vero? Lo dice Cell, mannaggia Ma lo tutti dice i Cell, ma santi. che cazzo ne sa Sì, sempre Cell io! lo dice a Trunks. Cell Vegeta dice. aveva capito che quella trasformazione è troppo bulky e perdi stamina e velocità. Quindi Allora. Vegeta rimane una via di mezzo. Ma che cazzo stai Allora, ti posso dire dicendo? una cosa? Allora, ragioniamo insieme, caro Trono. Ragioniamo. Tu mi stai Ragioniamo. dicendo che è mezzo sangue più forte del principe. Chi è che dura di più? Chi è che regge più il confronto con Cell perfetto? Vegeta o Ma che Trunks? cazzo vuol dire? Allora, se Vegeta si fosse trasformato in Super Bilky alla Maggi, tu avresti detto che è più forte di Trunks. Ma non ci si trasforma perché è un guerriero più esperto e capisce che quella trasformazione è E ce le troppo busca peggio di grossa. Trunks! No, perché Come lui no? paradossalmente è più all-rounded. Trunks, se dà una sveglia a Ma Cell, parla lo sciotta. italiano! Ma Ma che non. stai Ma lei è un dicendo? ignorante! Ma Impari le cosa stai lingue, capra! dicendo? Ma che è? Ma parla come Mi hanno mangi! capito tutti, solo tu non capisci la verità che è davanti a te.
Trunks diventa un coglione giovane, dopato. Chi è ma che regge c'entra? Di più? Come, è come dire... vuol dire che no, chi no, regge di più fratello, più forte, no? Bro, no, no, perché come è come no? Dire... No, perché come è come no? Dire... Oh, è come falsare la competizione, sì. Perché io... Allora, Trunks non dura un cazzo, bro. Cell, ma che prende mai un cazzotto Cell? Cell a trasformazione perfetta lo prende per il culo. È una testa di cazzo inutile Trunks, apposta perché è troppo lento. Guarda dove che cazzo all'inizio va? Lo sa fare pure Cell! Lo sa fare pure Cell, sì, mio padre, lo fa coglione. Fare pure Cell. Guarda, ma non lo faccio perché è da Fagiani, c'ha ragione sì, tuo padre. Ma su fine, questo... fine! Vostro onore! Ah, che c'hai da ridire? Hanno mandato questo. C'hai da ridire? Sì, prego. C'ho da ridire! C'ho le scale mi hanno capito manga. Tutti tranne te. No, io... no, dici vabbè, cacate! Cercando... Dico cagasci. Maestro, c'è le scan. Continuate. Andiamo, vediamo. Delle scan. Oh, ma allora, guardate le scan. Cell diventa super bombato. Come ma sì, Trunks. Sì, è vero, è vero. Questo e è dove vero. Cazzo andiamo così bombati? Però, ma scusa, solo a Mister no. Olimpia, non è un corpo serio. Sì, a Filippo, però la domanda allora che dovresti porti è... Eventualmente, cosa che purtroppo non è successa in quell'occasione, Trunks iperforte dopato batterebbe, dato che entrambe sono stati Super Vegeta? Da... No! Perché non lo prenderebbe mai! Allora, qui Trunks... Riga, sei perfetto! Non prende una pizza da Trunks grosso! Trunks grosso è un coglione! E glielo dice Cell, gli fa capire, è proprio una cosa da grande saggezza! Troppo grosso, ci sta che sei fortissimo, ma non mi prenderai mai. Ma io quindi sicuro, è meglio sacrificare. È proprio quello che ti dice: sì, sacrificare però, la forza per però, la velocità. Però uno però riesce a reggere, rimane in piedi. Ma l'altro che è Vegeta. In 2 secondi, quindi oh, chi, guarda che chi io, è più oh, forte? Fratello, leggiti l'anime, leggiti il manga. Selle glielo so dice letto pure. Il manga. Oh, ho capito. No. Allora sapresti che Selle gli dice che pure Vegeta può diventare super bilky. Ma, ha scelto che quella che è una cagata. Quello lo che fa dice anche Goku. È una stronzata. No, fermi, c'ho il ma allora. No, non è una stronzata perché non lo prende mai. Aspetta un attimo, Fili, che c'è il manga. Cell che fa? Gli si trasforma in muscoloso pure sì, lui per fargli vedere sì. Che lo può fare pure lui. Sì. E poi si torna indietro e fa: sei un coglione. Sì. Se quando ti trasformi aumenti solo la potenza, lo non sa fare anche mai Vegeta. Ottenere nulla. Sì. Sei uno stupido, gli dice. E Trunks fa: ah, cazzo, non lo sapevo. Io ho la memoria eidetica, bro. Allora è per questo che mio padre non si è trasformato. Sapeva cosa sarebbe successo. Ha ragione Cell. Sono stato Vegeta più forte di Trunks. Come Livio. Sento qua, come ripeto, Livio, non come è Livio. Così. Non è così. Allora, questo è un pensiero che. Ma lo dice, fa. Ma lo dice lui, non è così. Quello che ti sto dicendo, ed è dall'inizio prego. Che dico questa cosa, ok? Ok, questo è un pensiero che fa Trunks, ok? Ed è dall'inizio che ti dico sì. È vero, lo fa anche cose che si trasforma grosso. Sì, lo fanno. Okay. Però quello che regge di più il confronto è Trunks tra i due. Bro, non ha senso, però. Ma come non è ha come senso? È come dire: c'è sta la battaglia super fica. C'è sta il condottiero che regge fino all'ultimo. Poi c'è sta il soldato di merda che rimane fino alla vittoria. Quello è meglio di lui. No, perché statisticamente il condottiero è uguale. Statisticamente quello è sopravvissuto. Il condottiero no. Il condottiero è una merda. Il soldatino ha vinto. Ma che vuol dire? Pure il condottiero, pure Vegeta poteva diventare allora, forte. Uno dei due regge e non lo fa. Ma che no. C'entra? Per me quello che regge è più forte. Ma lei è proprio un capitalista. Ma è proprio chi dire? Dice chi ma vende il culo c'è i soldi, c'ha ragione. Allora vende il culo alle slot. Vende il culo alle slot, signor Livio Marcone. Chi non lo fa ha meno soldi. Non ho capito questo esempio, sì, mi scusi. Allora io quello che non potete usare Cell come termine del paragone, visto che annichilisce tutti e due. È la stessa cosa. No, sì, ma dato che li annichilisce a quanto pare tutti e due, la domanda vera è Trunks. Oh, ma lo dicono nel fumetto! Che pure Vegeta poteva diventare così. Sì, ma va benissimo. Basta. Posso essere d'accordo con te, ma quindi la domanda è una supposizione. Ma no, ma tanto semplice. Ma per stabilire chi è più forte in quel momento, devi ragionare su loro due, perché tanto loro due. È un pretesto dell'autore tramite il pensiero di Trunks che ti dice quali sono i livelli di forza. Ma sì, ci può pure sta. Non è una supposizione di quel coglione mezzo sangue. È più forte il principe. Cosa? Lo stesso Cell. Se avesse pensato che quella trasformazione è più forte, l'avrebbe tenuta.
Ma infatti, perché lui pensa quella, di essere più forte senza. Ascolta, quella certo. trasformazione per Cell è più scarsa. Perché dice, io divento più forte ma non sono veloce. Ok, la velocità è importante. Okay. Come Super Vegeta. Sì, fatto sta che Vegeta viene annichilito tempo 2 secondi. Trunks regge uno scontro. Vabbè, ma glielo fa credere Cell per fargli capire una lezione, perché Cell è un maestro, non si sa perché. Per farlo capire ai bambini, non vi topate, perché bisogna essere un po' con i muscoli, ma un po' veloci. Sono buoni tutti a dopasse. Sì. Anche Vegeta era buono a dopasse, Livio. Tu mi stai dicendo che Vegeta è meno forte di Trunks solo perché Vegeta ha scelto di non diventare super bombato. Subito. Ma tu mi devi capire che cazzo di senso ha, mi devi dire, perché Vegeta è più saggio lì. Cioè, da dire che Super Vegeta contro Vegeta Cell. No, Super Vegeta contro Trunks bombato vincerebbe Super Vegeta per il semplice motivo che Trunks bombato non lo prenderebbe mai. La prima sveglia. Questa è una supposizione, perché loro ti posso rispondere al contrario. È un pretesto di Toriyama. È molto più veloce sicuramente, questo è come nella box. Cioè, vince quello più veloce, più rapido esplosivo, o vince quello più massiccio? Quello rapido esplosivo sicuramente è più veloce, te gira, ma quello grosso te piana forte e te manda cappa. Ma me lo sta dicendo Selle che non è così! Bravo, prego Melia. Perché nel senso... Lo stai dicendo tu. Ma vabbè, me l'hai detto te prima, ripetendo. Cioè, ha ragione Trono quando dice che quel pezzo, cioè Trunks regge un po' di più di Vegeta, perché Toriyama vuole insegnare una cosa in quel momento. Bravo. E quindi vuole farti il plot twist che in realtà tutto quello che sta facendo non serve a un cazzo. Anzi è peggio. Non te crede furbo te, perché tuo padre ne ha passato in battaglia, al contrario tuo, che te crede è sto figo e sta a fa pure quello che non vuole ferire tuo padre. Pensa a combattere, che già so cazzi. Però nel senso comunque. Se io facevi de fede, avrebbe fatto come Goku con Gohan. C'è una trasformazione in più, vi ricordate? Andate a vedere le scan. Pure queste, sì, Goku diventa bombato e fa... del tempo. No, è bravo, questa è una stronzata. È la stessa cosa. Se l'avessi visto come Vegeta, non avresti detto questo, ma è la stessa cosa che Goku e Vegeta pensano, perché sono molto più esperti di questi ragazzini bastardi mezzo sangue. Ripetiamo, capito? No, ma te lo dice Toriyama. Ma quello ci può stare, però in questo caso tu mi stai dicendo che quindi Vegeta non è più forte per caratteristiche fisiche, ma per esperienza. Cioè, vabbè, sì, per carità di Dio. Magari Trunks è pure più forte di Vegeta, ma per adesso no. Io sono convinto che Vegeta sia... Va bene. Con quella trasformazione però batta... Allora, scusa, facciamo questo giochino. Ma te lo dice con la bocca di Goku! Vabbè, però scusa, facciamo sto giochino. Io voglio far gioco tuo. Prego. A parità di esperienza, a parità di caratura, a parità di capacità combattive... Vince quello un po' più agile contro quello super grosso, o vince quello super grosso contro quello agile? Questo però non lo puoi. Allora, tu devi capire una cosa. Toriyama ti sta dicendo che Cell perfetto è come Super Vegeta, ma meglio. Sacrifica i muscoli, ma è più veloce. Super Vegeta è uguale. Infatti, Super Vegeta è un po' il Cell perfetto di Cell seconda versione. Con i labbroni. E dice, porca troia, perché, certo. Perché Vegeta si tiene una via di mezzo. Se lui fosse ancora più grosso, sarebbe come Trunks. Poi Cell perfetto diventa un super Vegeta e gli fa capire a Trunks che cazzo fai con sti muscoli. Se mi pime sfondi, ma non mi pierai mai, testa di cazzo. Come aveva capito tuo padre, come aveva capito Goku, che gli ha detto a Gohan. La differenza è che Goku è meglio di Vegeta, perché Vegeta non gli ha detto a Trunks, Goku gli ha detto a Gohan, non diventa così, perché così sei un coglione. Serve il Super Saiyan 2. Ho finito. Sì, benissimo. Io sono d'accordo con te sulla teoria, però all'atto pratico Vegeta non è a quel livello di forza che aspetta, di Cell. A te, io ho capito che te vuoi difendere livello, la categoria dei muscolosi, però non so chi vince. Te lo dice Perfect Cell. Allora, Perfect Cell, se pensa di essere più forte da pompato, si pompa. Lui pensa di essere più forte ed agile. Quindi bravo. Toriyama ti sta dicendo che secondo Toriyama agile maggiore pompato. No, quello cioè, sì. Vabbè, allora, secondo diciamo Toriyama che è così, e quindi anche in diciamo così. Che ho overtinkato, dai, diciamo così. Diciamo così. Mamma mia, che vergogna. Livio, no, ma guarda, ma non è per il tuo punto di vista, perché tu dici che a schermo Trunks regge di più, ci sta, sì, non te volevo. Sì, perché a schermo però... cioè semplicemente io ho visto che regge, cioè sono sembra più di un capitolo che Trunks regge lo scontro, cioè uno scontro non dico pari, ma quasi, e dopo viene umiliato alla non fine. Non è pari, Livio, se no, vedi, certo, perché, no. Perché se lei gli dice all'inizio sembra poter reggere, ma glielo fa credere. Capito.
poi do, però invece Vegeta viene annichilito subito, quindi cioè vabbè, ma perché te fa vedere che dopo quando si trasforma te deve fare i 5 minuti di Perfect Cell che sfonna tutto, no? Poi te fa vedere, certo, oh, forse Trunks gli ha fa, ma non è vero niente. È proprio un espediente, oh, forse Trunks, ma tu. Però diciamo che il manga ti vuole far capire un'altra cosa, ci sta. Ci sta. Sì, sì. Va bene, sì, no, non volevo essere troppo, anzi, volevo anzi bene, spero che invece. Spero che ok, no, ma no, hai fatto almeno, bene, hai fatto bene. Spero che altri spunti interessanti. Me ne vado. Ciao, amici. Bella Fili. Maggi, devi venire sabato a uscire con noi, eh. Speriamo molto. La cosa di Arianna e cogliamo occasione per festeggiare il compleanno tuo, pezzo di merda. Maria, te lo dico subito. Te lo dico subito. Io mica me lo sono scordato, eh. Va bene. Vero, ciao. Vero, confermo. Ciao. Bella, ciao. Oh, dai, che io e Zori dobbiamo parlare di Pain, forse. Okay. Dai. Io insulto dopo di me. Intanto voi continuate poi alla fine. Vai, Zori, vai. Vabbè, comunque, Vegeta è bellissima la sua redenzione, non capisci in cazzo. No, aspetta, finisco, poi passo con altre cose. Vegeta, anche il momento che stavo parlando di Cell, sull'isola lì, perde anche un altro concetto, perché lui è stato umiliato al C18, quindi teoricamente in quel momento lui dovrebbe sconfiggere il C18, visto che l'ha gonfiato de botte. Però in quel momento lui se ne frega altamente il C18 e dice a Cell, sì, si assorbi pure, e non voglio combattere contro te che non ti ho mai visto, voglio combattere contro di te. Poi, vabbè, perché sa che è il più forte. Ma non l'ho mai visto, ovviamente dovrebbe interessare, faccio fuori C18 che mi ha umiliato, se il mio orgoglio è quello io devo distruggere quello che ha umiliato il mio orgoglio. Ma se ammazzo quello che ha assorbito C18 che è molto più forte, vabbè, non è la stessa cosa. WWE, okay, sì, ma è pure vero che l'onta di Saiyan che ci ha piato una ginocchiata rimane, quello ci pensa tutta la notte la ginocchiata che ha preso, ci pensa, però nel momento, cioè in questo caso è diverso, cioè ma che vuol dire, cioè si è fatto pista di botte dalla moglie di Krillin, capito? Sì. Vabbè, era forte all'epoca la moglie di Krillin, ci può stare. Non è una donna, è un androide, quindi per lui non è proprio così umiliante. Vai. Durante il Cell Game, quando alla fine c'è quella lì che spana Trunks e lui si butta per far fuori Cell, viene confrontato le botte e Cell sta per ammazzarlo e Gohan si mette in mezzo. In quel momento lui pensa, ah grazie Gohan, mi hai salvato, mi dispiace che ti ho creato problemi. Anche un momento proprio non si capisce perché dovrebbe dire una cosa del genere al figlio del suo più acerrimo rivale. Dopo, continuando, lui arriva all'ultimo anche che salva tutto, ti hanno quel colpo che distrae Cell, perde la volontà di combattere, attorniamo bellissimo dopo. Quel pezzo, sì sì, poi però Majin Buu però si è già scordata sta cosa, lui ha già combatte tranquillamente, sì sì, io voglio Goku, fatemi un altro a combattere contro dei Goku, e vabbè, ma così. Sì, ma perché il suo scopo è quello, cioè c'è poco da fare, lui vuole battere ma Goku, cioè questo no, è il suo scopo, però... Quello che voglio dire è che Vegeta, con questa fantomatica redenzione che dici tu, che non c'è dopo Freezer, non dà niente a Goku. Cioè, la differenza sostanziale tra Naruto e Dragon Ball è che... È che uno Naruto... ha fatto male, no, l'altro ha fatto bene. No, Dragon Ball ha fatto male, Naruto ha fatto bene. Ma per favore, guarda. Vai, Zo, vai. Non apprende niente da Vegeta che cambia, perché Naruto cambia quando i suoi villain cambiano. C'hanno cambiamenti costanti dei personaggi. In Dragon Ball Goku è sempre quello. Vegeta, che fino a Freezer ha senso, dopo è sempre quello. E non porta niente a Goku. Su Naruto, invece, i villain sono... Non uomini malvagi che hanno chissà quali idee proprio astruse. Sono delle persone che hanno vissuto situazioni molto traumatiche durante l'infanzia, quindi quasi mezzi eroi a Naruto, che fanno quello che devono fare per il loro ideale che li fa tenere in vita, e Naruto, affrontando queste persone, in realtà cambia, perché noi altri diciamo sempre che è Naruto che fa il talk no jutsu ai suoi villain per cambiare, in realtà, se vi rendete conto, è Naruto che lo subisce più delle volte, è Naruto che viene cambiato dai suoi avversari molto spesso. Naruto mi sembra sempre uguale, in realtà, però... Aspetta! Scusa un attimo, io ti voglio dire una cosa, allora, a livello di scrittura dei personaggi io ti do ragione che i villain di Naruto molte volte vengono caratterizzati meglio, eh? Io su quello non dico e non è vero, perché la caratterizzazione dei personaggi di Naruto è fatta bene. Io parlando di redenzioni, le redenzioni di Naruto fanno schifo. Ma stai parlando di Pain, per dire. Io parto da Zabuza. Vai. Prima Zabuza, poi Gaara e poi Pain, voglio parlare di questo. Sentito, lui è come Ocelot. Zabuza, non Zabuza, ignorante del cazzo. A me domani tante quelle sveglie mediatiche ci prende, secondo me. Sveglie mediatiche.
Media sveglia. Sì, 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 perché comunque, vedi, sei uno sfogliatore. Ti vuoi fare tanto il villain, veniteci tutti, però alla fine ce l'hanno tutti con me, te invece. Ma no, ma perché... guarda, no, vorresti essere al mio posto. Nessuno cosa. Sto cazzo. Vabbè, Pippo, dipende, ma dipende dai contesti. Io sto gioca in casa. Non hai capito? Io sto parlando di semantica letteraria su TikTok. Tu non hai idea. Lì c'è un exploit di follia. Io ho i miei villain, perché io scelgo le mie battaglie. A me sinceramente, ma i commenti lì su TikTok, ma tu non hai idea. Ma stai scherzando? Ma domani viene uno degli youtuber che viene consigliato Dio del Dragon Ball contro di me, te coi tizi di TikTok nei commenti. Ma siamo sono tutti accademici dei lincei, sì, hanno studiato tutti la lingua italiana, non hai idea che vuol dire. Che cos'è? Cioè, mi immagino io tipo che vado in guerra contro il più grande imperatore del mondo, tu invece stai là con i goblinini e che fai? Oh, ma questi sono fortissimi, oh! Captazio benevolenza. Il debello magico. Io nel senso, io c'ho, vabbè, perché semplicemente con Ocelot non abbiamo ancora nulla su cui confrontare. Vabbè, ma a me sinceramente che se dice Goku, tanto io dirò per sempre Goku, perché mi piace pure di più e mi suona meglio, non dirò mai Goku. Ma proprio non lo dirò mai. Ma guarda, questi sono fortissimi. No. A parte che tu non hai idea su un esercito. Comunque sei da solo contro un esercito di gente che ti arriva, che ha studiato il vocabolario e ti comincia a rompere il cazzo sul concetto della parola, sull'impersonale sì, adattato. Col fucile fanno il concetto della parola. Tu vai, trova a combattere con gente che... sopra con scritto. Tu vai a combattere con gente che you must te lo traduce con l'impersonale. Sei contro i truppini che stanno lì. Secondo me tu ne esci pazzo contro 3000 tizi che te vanno contro. Infatti. Allora, no, non valgono la mia attenzione, sì. Capito? Vai. Scusa, vabbè, Zore. Comunque sia, torniamo a Zabuza. Allora, il concetto è proprio iniziando da lui, è proprio vedere come te dà, come si potrebbe dire, una facciata, tutto il concetto geopolitico del mondo in Naruto in quel momento, ma te fa subito entrare dentro nel suo mondo, facendo vedere anche i pericoli che possono affrontare i ninja. Da bambini, specialmente che Naruto è ancora un bambino, e sta per affrontare un nemico pericolosissimo come Zabuza, in quanto uno spadaccino della nebbia, uno dei 7 spadaccini, quindi ritenuto anche un villain molto potente, anche se vabbè, non sanno che la missione è pericolosa. E in quanto cosa succede? Che Naruto, in quel momento, lui per la prima volta apprende che significa essere un eroe e combatte per gli altri. Zabuza serve a quello a Naruto, perché durante proprio la sfida con Naruto contro Zabuza, Naruto inizia a paura, e quando Sasuke lo difende e gli dice ah, hai paura, sei un fifone, Naruto cosa fa? Con kunai fa un segno sulla mano come premessa, non aveva mai più paura. Zabuza serve anche a questo. Ma stiamo parlando di Naruto o della redenzione dei villain? Ma la redenzione dei villain di Naruto, chi se ne frega di Naruto che si evolve, non mi interessa. Zabuza, ricordiamoci chi è Zabuza. Zabuza è un ninja della nebbia, che in pratica i ninja nebbia potrebbero entrare, cosa, Chunin mi sembra, devono superare un esame che prevede l'ammazzare tutti i suoi compagni di squadra. Zabuza ammazza tutti i ninja bambini che c'erano in quel periodo, cioè lui è l'ultimo rimasto, proprio per farti capire la sua mentalità. Lui fa solo che quindi cazzo, cioè un tizio da ragazzino ammazza dietro tutti i suoi, sarà difficile fargli cambiare idea. Il villaggio nebbia è fallito dopo questo, perché cioè lui li ammazza tutti e poi lui diventa un ninja traditore, quindi non c'hanno Chunin, è finita. No, dico, sarà difficile fargli cambiare idea, uno che ha preso una decisione così drastica, insomma, ammazzare i suoi amici. Non ci sono amici. Ma aspetta, il mondo di Zabuza è proprio il fatto che lui cresce dentro questo ambiente. Ma tu devi capire che Zabuza è cresciuto dentro questo ambiente che gli ha instillato fin da piccolo questa mentalità, cioè che lui deve fare la violenza, cioè lui deve combattere per ammazzare chiunque, anche i stessi compagni, per bene del proprio paese. Lui poi diventa un traditore, anche perché lui cerca di ammazzare il capo del proprio villaggio, e quindi deve iniziare a fare le sue missioni per Gato, mi sembra, l'industriale, quello lì. E lui, quando ho fatto tutta la sua discorità, lui cosa fa? Lui prende Aku, quel ragazzo bambino che tipo lontano da tutti quanti, perché c'ha il dono, com'è che si chiamava il dono, quello lì che c'aveva ghiaccio specchi, arma super potentissima da come te la mostrano,
e lui sceglie di portarlo con sé, però non è che lo fa per un motivo bellissimo, cioè ah, devo aiutarlo. No, io ti utilizzo come una cazzo di arma. Allora mi sento... Mamma mia. Aspetta, perché il piccione non ha paura di Livio. Nonna, che vergogna. Cioè, il piccione imbruttisce Livio. Sei veramente innocuo. Vai, 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 zo. In pratica, il bello proprio di Zabuza è che tutto quanto è collegato a sto Aku, perché quando Aku muore, Zabuza non ha più le forze di combattere, perché Zabuza sapeva bene che l'unica cosa che è rimasta nella sua vita che gli poteva dare qualcosa era questo ragazzo che lui stava addestrando per diventare un ninja. Cioè, è bellissimo quello che dice a Naruto in quel momento, che gli dice: ti prego, taci, rispetta il mio dolore. Cioè, lui è bellissimo in quel momento. Allora, che dice ti fermo subito dicendoti una cosa. Io, allora, Zabuza è la redenzione, secondo me, fatta meglio. Perché? Perché all'inizio. E dopo inizia a svaccare. E comunque, cioè, è la migliore, secondo me, ok? Di probabilmente di tutto Naruto, la redenzione di Zabuza. Per quanto riguarda i villain. Comunque, secondo me, cioè, Zabuza non è che si redime. Sì, è tipo, cioè no, capisce che l'altro l'ha inculato, no, e rosica. No, ma neanche quello, secondo me Zabuza, cioè, quella è proprio una critica al, diciamo, al capitalismo, all'evoluzione dell'essere umano che sta lasciando andare le tradizioni, la cultura, eccetera, eccetera, in nome dell'economia, della ricchezza, eccetera, eccetera. E lì Zabuza si rende conto che sta combattendo contro un altro che in realtà alla fine ha i suoi valori, perché viene pagato da un coglione che pensa soltanto al denaro e con i ninja non c'entra un cazzo. E quindi dice: sai che c'è? Ma vaffanculo, ammazza tutti, fate schifo. Anche perché, proprio bello, anche il fatto che, cioè, lui in fondo è un villain. Dopo, il fatto che lui, i Moeaku, è una cosa fondamentale, perché Zabuza in fondo rappresenta il diverso, quello che è estraniato dalla società in quanto è un assassino e viene escluso da tutti. Ha trovato Aku, anche se lui lo trattava come un'arma, è l'unica cosa che in fondo è rimasta, e morendo lui ha perso tutto e capisce che si redime, perché vuole abbandonare tutto per rimanere con lui, cioè anche morendo. E il bello è che lui in fondo dà gli ideali di Naruto, di essere un eroe. Infatti quando Zabuza tornerà in vita, cioè, con le Tensei finali, che merda. Vabbè, ah, poi è bello che lui dice a Kakashi: che fine ha fatto Naruto? Che sta facendo? E Kakashi dice: grazie a te, Aku, lui è diventato un eroe perché ha seguito i suoi ideali. Cioè, è bello perché grazie a Naruto, parli proprio da quel momento, senza Zabuza. Ma è una cagata, dai. Sì, ma argomenta, ma che risposta è una cagata? Ma è una cagata che arriva e fa la prima cosa che chiede è che dov'è Naruto. Ma che cazzo te ne frega, l'hai conosciuto 2 secondi, no, dai. Ma che... Dai, una merda. Zabuza o Aku? Ma tutte e due, no, no, manco no, mi no. ricordo. Beh, no, Aku, secondo me Aku c'ha senso. Zabuza no. Aku c'ha senso. È Zabuza che ha fatto Naruto. Però secondo me Zabuza non c'ha tanto senso. Aku ci avrebbe avuto tanto senso. Zabuza, insomma. Però vabbè, andiamo avanti. Va bene. Vai, passiamo a gara, dai, vai. Passiamo a gara. Gara è Naruto. Gara è proprio il Naruto che ha trovato Iruka. Sì, vabbè, Gaara io l'ho sempre detto sarebbe il protagonista di Naruto se non ci fosse Naruto. Palese. No, vabbè, semplicemente se tu sostituisci Naruto e Gaara e metti Gaara nel Viaggio della Foglia e Naruto nel Viaggio della Sabbia, si invertono. Sì, ma è proprio quello il fatto che Gaara in fondo parte come villain, perché come Naruto non ha avuto nessuno che gli ha voluto bene, lui voleva semplicemente essere accettato. È proprio vero. Oh, ma sì, dai, ma che vuol dire? Fanno tutto lo scontro, ammazzano tutti, no, ma tu sei come me. Okay. Bello Vegeta, oh, bello Vegeta, Livio. Ma Vegeta è il percorso di anni, non in una discussione. Cioè, il problema di Naruto, e anche Zabuza è così, come tutti, per quanto Zabuza sia fatto bene, tutti si redimono dopo una discussione, cioè una vita intera cambiata per una discussione. No, neanche il più grande psicologo, psichiatra del mondo riuscirà a farti cambiare per cose molto minori con una discussione. Naruto ci riesce. No, ma Gaara ce l'aveva sta cosa dentro. Gaara cambia perché c'ha avuto quel momento di shock che l'ha fatto cambiare. Gaara, cioè, l'ideogramma che c'hai su lui, sulla fronte, significa amore. Sì, lo so. Gaara cerca l'amore.
Ma quel tizio è un tizio che ammazza le persone. Aspetta. Si tatua amore. Sì, ma quello che ma che cazzo aspetta. Dite i mafiosi che vanno a confessarsi. Però aspetta, lui sta dicendo cioè, allora io parlo solo di Gara, perché sennò è Payne è una merda. Il caso di Gara potrebbe avere più senso, perché proprio perché ti viene ammesso schermo un ragazzo molto giovane che ha avuto problemi di infanzia. Lui ha sempre cercato un amore che non ha ottenuto e che l'ha reso cattivo. Ma di base lui ha sempre nel retrocranio quell'idea di amore che non e ha mai e trova l'amore in Naruto mentre si picchia. No, vabbè, diciamo che Naruto poi gli parla e gli fa capire. Sono come te. Però diciamo che mentre Pain c'è il tempo che ti dice che effettivamente uno che ha consolidato quella idea non gliela fai cambiare in due minuti. Gara non ha vissuto tutta la vita che ha vissuto Pain per avere quel tipo di problema. Prendi un ragazzino di 12 anni o porti da uno psicologo in una seduta di un'ora. Ma che va a far panico, ragazzi. Non ti sei in culo de pezza. Vabbè, però ti dice: però, no, vabbè, Naruto, diciamo Naruto che è più adulto. Però Naruto ti fanno capire che è fighissimo nel parlare. Secondo me, l'unico motivo per cui è un po' giustificabile. Allora, neanche a me piace tantissimo. Però l'unico motivo per cui è un po' giustificabile è che effettivamente loro sono due unicità. Cioè, entrambi hanno il bijou. E effettivamente, secondo me, è quello che li avvicina più del resto. Cioè il fatto che entrambi sono considerati un'arma per il loro villaggio, e tutto quello che è successo a Gara è successo perché lui è considerato un'arma pericolosa, e vede in Naruto invece un altro se stesso che però riesce a convivere con le persone. Ma poi ti dico, potrebbe succedere pure con me. E poi diciamo che è un'escalation in Naruto e vanno sempre peggio. Fin qua ci posso anche stare. Lo sai qual è anche il problema? Che una volta che si sono redenti non c'hanno una ricaduta, niente, un pensiero, manco a pagar loro. Cioè, convertiti, basta, cattivi, buono 100-100. Lingo, no, non volevano essere cattivi. Loro erano diventati quello che sono per colpa delle persone che circondavano. Ma così è la vita. Però c'ha ragione Livio. Cioè, effettivamente una persona con quei traumi che non abbia mai un ripensamento, una ricaduta, è strano. Sì, cioè, che te metti la reale, lo ammazzo. Reale non succede così. Ma una volta che Gara dice: oh cazzo, questo mi ha fatto poi incazzare, lo ammazzo come i vecchi tempi. No! No, però è finito. Vegeta non finisce mai quella cosa. Vegeta finisce a Freezer. Dopo è una cosa infinita che lui dice: io voglio continuare allora a fare anche Gara dopo. Però quella è un'evoluzione di anni, con anche la voglia di ritornare a essere quello che era prima. Cioè, c'è una consapevolezza di questa cosa. E stiamo parlando di Dragon Ball, non stiamo parlando di robe iper psicologiche, eccetera. Però secondo me, a livello anche temporale, c'è una questione di anni, un'evoluzione del personaggio. Cioè, è fatta meglio, secondo me. Naruto, con una frase, dopo quella di piccola discussione, tutti buoni 100-100. Addirittura pensi sacrifica. Cioè, no, non lo so. Vai, Zo. È morto. No, sta a leggere, sta a leggere. No, io sto un attimo di passare gli appunti. No, e te volevo dire, De Gara, è proprio il fatto che lui è un personaggio che è cresciuto come Naruto in un mondo che lo osteggiava, ha trovato nello zio però un personaggio che gli voleva bene, quasi inizio come Iruka per Naruto, dopo tutto zio ha cercato di ammazzarlo, e lui è cresciuto la convinzione che nessuno gli poteva voler bene. E lui quindi cerca solamente di difendersi, perché la sua vita è l'unica cosa che è rimasta. Lui, in quel momento, però, a differenza di Naruto, il fatto è che lui sa del potere che ha, cioè lui sa di essere così potente, e lui sa anche da chi è, da chi viene. Cioè lui sa la sua famiglia quali sono. Infatti lui, sotto punto di vista, è più uguale a Sasuke che a Naruto. E inoltre, come si potrebbe dire, lui rispetto a Naruto è più simile a Sasuke che voglio vendetta. Cioè, Gara è molto più simile a Sasuke che a Naruto, veramente, perché lui vuole vendetta e ha il potere. Naruto invece vuole cercare sempre di trasformare tutto quanto in un mondo sereno e pacifico per tutti. Ma almeno Sasuke veramente, cioè, non si fa convincere. È l'unico che non si fa convincere Naruto fino alla fine, almeno. Più che altro Sasuke, vedi anche in Sasuke appunto questa incertezza. Cioè, sia che sta da una parte sia che sta dall'altro, Sasuke è sempre incerto. Comunque hai la percezione che da un momento all'altro potrebbe cambiare idea, che secondo me è una caratterizzazione più adeguata a un personaggio
psico come sono loro due, perché pure Gara è psicopatico, sì, cioè sì, nel senso non sta bene Gara, ok? Quindi il fatto che da un momento all'altro diventa un santo, inattaccabile nella sua forma, è un po' strano effettivamente, perché secondo me la lascio da parte, ma questo è tipico di Naruto, perché al di fuori del villaggio della foglia tutti gli altri vengono completamente dimenticati, sì, tranne nel momento in cui gli serve. Guarda, dico due cose. Allora, uno, Canto scrive: comunque Naruto non convince Gara in una frase, ma sta a parlarci per un capitolo intero. Vabbè, sì, è lunga comunque. Un capitolo intero ti cambia, vabbè, la psicologia della vita. Va bene, no, ma però quello che ti dice è che comunque è un bambino, quindi è una spugna, assorbe. No, allora, mangi, io ti invito a prendere un bambino di 12 anni, chiunque esso sia, un bulletto, prendi, gli fai una discussione, scusami, voglio vedere, ne prendi 100, neanche con uno probabilmente riesci a cambiarlo per sempre. Abbiamo parlato con i Power Scaler. Sì. Ok. Perché non finisce... scusate. Parlaci per un capito, poi parlano ancora dopo, se non ti ricordi, ma quando Gara salva Rock Lee da Kidomaro, Gara dei ripensamenti su Naruto, sì, ma lì ormai è un santo, va in giro con l'aureola, non lo so, guarda, io ti dico, secondo me c'è una cosa che odiano tutti, che invece secondo me è carina, è la redenzione di Sasori, cioè, secondo me Sasori ha più senso. Oh, Doctor, grande, grazie. Vabbè, bella Doctor, grazie. Ah, guarda, ti dico, la redenzione migliore, che poi è una redenzione al contrario, è quella di Sasuke. Cioè Sasuke diventa cattivo, è fatta molto meglio di quelli cattivi e diventano buoni. Dai, Sasuke non ha più senso. Ma Sasuke è una cosa che si sviluppa col tempo. Cioè è una cosa fatta bene. È una cosa che te lo presenta dal capitolo 1, questa cosa lo mangia addirittura e è disposto ad uccidere fino alla fine, bello anche che non ci riesce, ad uccidere il suo migliore amico per battere il per ammazzare Itachi. Secondo me è la cosa migliore della prima stagione, eh? Povero Sasuke, non vuole uccidere Naruto qua, ne hanno ammazzato quanta la famiglia, che cattivo che è Sasuke. Madonna, dai, Sasuke non ha senso. Sasuke non si sta ribaltando e allora fa cagare pure Sasuke. Andiamo avanti. No, sempre per me è una cosa fatta meglio. Cioè, una cosa sviluppata nel tempo con un personaggio che effettivamente si evolve non con una frase, ma nel tempo. Cioè, per queste cose servono. Cioè, serve tempo per cambiare. E non si può fare con una frase. Naruto è tutto un cambiamento da 0 a 100 con una discussione. Non è possibile. Sasuke non uccide Naruto quando può, esatto, non ce la fa. Perché bello. Non vuole sottostare le regole dei Itachi, cioè il concetto è quello. Perché ma, lui bello, vuole... ma bello, ma è bello che lui si evolve e capisce che l'unico modo, quando vede la cisterna, che capisce che l'unico modo per diventare effettivamente più forte è andare dal lato oscuro, tra virgolette, e lo fa, perché dice a me non me ne frega un cazzo, il mio scopo è battere Itachi. Darfener, eccolo qua, Darfener. Ma andiamo avanti, dai. Guarda, no, andiamo ne parliamo, avanti. Ne parliamo, tanto ce l'ha nei punti. Ha paura. Allora, no, Livio caga sotto. No, no, ne parliamo, però andiamo avanti. Poi Akio, grande. Ciao, Aki. Vuoi parlare di Darfener? No, c'è il discorso suo, fagli fare il flusso di coscienza. Passiamo al uno dei miei personaggi preferiti in Naruto, Pain, che secondo me è uno dei miei migliori personaggi scritti, perché è quasi perfetto. Pensate... Prego, ti ascolto con molta attenzione su Pain, vai. Vai, andiamo. Pain è bellissimo perché è un personaggio che proprio perde tutte le convinzioni che ha sull'essere umano e vuole andare proprio oltre l'essere umano. Lui è convinto che, a posto, l'uomo non è più recuperabile. Tutte le volte, tutto quello che succederà sarà sempre una guerra, una battaglia, tutto quell'altro. Che succede? Tu... se una guerra, ti vengono ammazzare qualcuno dei familiari, questa è anche una cosa applicabilissima alla vita reale, viene ammazzato qualcuno, tu cerchi vendetta, vai a cercare di ammazzare l'altra persona, come ti fa a sentire questa cosa? Ah, soddisfatto, ma anche con senso di colpa, questa cosa andava avanti all'infinito, lui vuole mettere fine a questa cosa, cercando di fare una guerra che distrugga tutti, quindi prendendosi tutto l'odio in sé, che tutti quanti odiano lui, come in fondo vorrebbe fare Sasuke alla fine, e alla fine fa modo che quando lo rispetta, se non si ribella lui, fa bello anche che lui dice questa cosa durerà solo un po', poi un'altra volta partiranno le guerre contro di me,
cioè neanche lui dice questa è una cosa che tu erano eterno a posto vinto io, no. Lui sa bene che questa cosa ha un limite e questa, in questo caso è molto realista. Vabbè, ha guardato con Ghias, bravo Payne. Però ti posso dire che Payne arriva addirittura a ammazzare il suo mentore, il sì, padre, il padre putativo, vuol dire che è iperconvinto, no? Io quello che dico è iperconvinto. Episodio 130 dell'anime, il discorso con Jiraiya, quello è una parte bellissima, il discorso che ha con Jiraiya lui. Ah, ma sono d'accordo, bellissima. Infatti il problema è dopo, no, quello il problema è la redenzione, cioè adesso voglio vedere come però... Arriva la redenzione, lui quindi cosa arriva? Lui è arrivato a uno stadio che è quasi oltre l'uomo, cioè, è proprio lo stadio, proprio estremissimo, al massimo, lui è proprio al di sopra quasi della divinità, e lui, quindi chiuso dentro una roccaforte, perché come te fa vedere lui non è che scende dentro in battaglia, lui si manda i suoi burattini in battaglia, lui quindi è quasi al di fuori dell'essere umano. E quando Naruto lo trova, mettendosi a parlare, e quindi lui, ricordando la propria vita, quello che ha passato con Jiraiya, proprio pensando alle parole stesse di Jiraiya, lui capisce che qualcosa ha sbagliato anche lui, che forse è andato troppo oltre e ha perso contatto col mondo umano. Cioè, gli è mancato quel contatto, quasi quell'affetto. Magari la morte stessa di Yahiko è quello che gli ha impedito di fare la rivoluzione che lui la fa per bene, cioè combatte per la pace, è quasi passato a combattere per stermino il mondo perché tutti quanti stanno buoni e non fa la guerra tra di loro. E lui, ripensando gli stessi discorsi con Jiraiya, e quando capisce che il libro che Jiraiya ha scritto col personaggio era basato su di lui, cioè, lui capisce che forse ha sbagliato e deve bloccare quello che sta facendo e mette tutto quanto nelle mani di Naruto. Allora, e dice, ti spiego una cosa. Un po' in contrasto con la bellezza di prima, cioè, nel senso, se tu, io sono pure d'accordo che è bello che lui si disillude sull'essere umano, ok? Appunto, e si disillude sull'essere umano dopo che il suo amico in cui credeva fallisce. Sì, ma ti rendi conto che è la stessa cosa di Gaara? E praticamente lui sta rifacendo. Diciamo redimendosi con Naruto, sta rifacendo lo stesso errore che ha fatto con l'amico suo, dal suo punto di vista, che non mi ricordo come si chiama. Perché lui sta cercando una risposta alla sua domanda. Lui chiede la domanda: qual è il tuo modo per portare la pace? Lui cerca questa risposta. Lui è quasi in viandante, in cerca dell'oasi. Sta cercando una risposta alla sua domanda incostante. Lui, dal momento in cui ha perso Yaiko, non sapeva cosa fare. E ha fatto questa cosa per cercare di portare pace, ma non sapendo nemmeno lui se la mossa giusta. Lui ha perso il contatto con le sue stesse idee. Cioè, le sue idee che sono entrate qui in Naruto. Naruto è quasi Nagato in quel momento. Cioè, Nagato ha perso se stesso e Jiraiya ha reso Naruto Nagato. Cioè, gli ha dato le proprie convinzioni. Cioè, non so se... Sì, però questa cosa va un po' in contrasto con la sua super convinzione che ti fa vedere prima. Perché altrimenti questo dubbio lui avrebbe dovuto averlo quando incontra Jiraiya. Cioè, lui contro Jiraiya è convinto di quello che deve fare, cioè non ha ripensamenti, lui è focussatissimo e accetta di sacrificare la persona che per lui è più importante alla fine di quella rimasta in vita, forse dopo Conan, non lo so, andrebbe chiesto a lui, e pur di portare avanti un piano che ormai per lui è l'unica cosa possibile, cioè nel senso si è convinto, io non sono d'accordo che lui non sa cosa sta facendo. Se ne è convinto al 100% ormai. Sì, però si è reso conto che questa idea è diversa da quella che aveva in origine. Cioè, Jiraiya gli ha chiaramente detto quando ha ammazzato la guardia che stava per mi ricordo questo episodio che a un certo punto Jiraiya parlano del fatto che hanno beccato Nagato e Yaiko, Jonin di qualche villaggio, stavano per ammazzare Yaiko e Nagato attiva il Rinnegan per salvarlo. Jiraiya gli dice, hai fatto bene, hai salvato il tuo compagno, hai fatto una cosa giusta. Lui in quel momento capisce questa cosa, all'inizio la pensa nel fatto io devo combattere per proteggere lui, per portarlo a essere leader che trasforma tutto quanto il mondo in pace, poi però questa cosa lui la porta all'estremo, quando Yaiko muore lui fallisce nella propria missione e quindi che vuole fare? Vuole migliorare proprio sul punto di vista, cioè vuole, come si dice, come posso spiegarlo? Vabbè, tanto fa cagare uguale, cioè... Il fatto è questo, secondo me avuto più senso nella sua ottica farsi uccidere da Naruto per rendere Naruto un eroe. E no, se Pain, Naruto ammazzava Pain, Naruto diventava gli stesso Pain, perché lui
aveva ucciso colui, quindi insomma che è lo stesso crimine, cioè lo stesso odio. Vabbè, ma questa è la vita del cazzo. È proprio il concetto, è proprio soprattutto il concetto per Payne. Che cazzo, cioè, mo va bene tutto, ok. Non ti fermi davanti a nulla, ammazzi il tuo mentore, vuoi praticamente scatenare la guerra mondiale ninja devastante, spacca butella, te ne frega un cazzo di nessuno. E vai avanti fondando la più grande organizzazione criminale, tra virgolette, eccetera, porti avanti questa cosa, bla 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 bla, poi arriva un coglioncello di 15 anni che ti dice, ma io sono come te, e lui fa... No, lui gli fa pensare la stessa vita. Cioè, Nagato ripensa la sua vita. Cioè, lui capisce. Ma non ci che può ripensare senza un quindicenne di merda che viene lì e ti dice: no, cioè, ma se Nagato, come... cioè... Ma perché lui rivede se stesso in Naruto? Cioè, ma basta con sta storia. È la stessa cosa di Gara, è la stessa cosa di tutti che si rivedono in Naruto. In realtà sono tutti Naruto. Che hanno semplicemente avuto qualcosa di storto nel passato, però ma non è come Gara, è molto peggio, perché Jiraiya non è il mentore, Jiraiya è quello che gli ha dato la magna quando c'ha fame, è quello che l'ha istruito, sì, è il padre, un papà. Sì, sì. Cioè lui ha ammazzato suo padre perché è fermo nella sua convinzione che sta facendo la cosa giusta. Se arrivi poi a ammazzare tuo padre, idea, così. Se arrivi ad ammazzare tuo padre vuol dire che sei veramente ferreo. No, ma sei convinto della tua idea, e la tua idea consta del fatto che sei tu che vuoi diventare il nemico del mondo per far sì che la gente concentri su di te il loro odio. Quindi la cosa più sensata da fare a un certo punto è farsi uccidere da qualcuno. Cioè, se tu la chiudi che diventi l'eroe, il cattivo no, dov'è? Su chi riversiamo l'odio? Se bisogna cercare un altro cattivo poi. No, e tu non eri il cattivo. Però te lo dice Naruto sta cosa, dice Naruto all'inizio dello stesso volume, il volume 48, lui incontra i ninja Jonin, da cui Shikada, il padre di Shikamaru, e gli dice, gli chiedono, ma quindi com'è finita? E tu hai battuto Pain. Che senso ha parlare di vittoria o sconfitta? Gli dice proprio, non ha senso, che facciamo? Andiamo là, diamo il suo villaggio al suolo? Cioè, che te fa capire che Naruto è cresciuto nello scontro contro Pain, perché da Pain ha capito qualcosa. Ma lui, Naruto non se ne frega, sì, ma chi se, dal punto di vista di Pain chi se ne frega? Ma perché lui deve essere maturato rispetto? Ma perché da 10 minuti prima a 10 minuti dopo, Pain dovrebbe dire: ah, è maturato a tal punto che se lo lascio a lui dopo aver ucciso tutti nella mia strada per anni, il ragazzino di 15 anni in 10 minuti è maturato e secondo me ce la farà. Guarda, se diciamo che non ha senso che lui si sacrifica per far tornare in vita tutti quanti, quello sei d'accordo. E quella è la redenzione, però. No, la redenzione. Ma fa parte della redenzione quella cosa. No, la redenzione è il fatto che ha capito che non è così che si può fare per portare la pace al mondo ninja, ma deve lasciare Naruto continuare la sua strada. Poi Naruto doveva farsi uccidere da cattivo da Naruto. Ugualmente a quel punto dici a posta, mi consente il cattivo, poi no, però poi voglio vedere come porti avanti Naruto se sono morti tutti quelli del villaggio della foglia, quindi facciamo che c'è un tizio che spinge un bottone avanti. Ma è morto Kakashi, potete avanti ugualmente. No, che è morto, mica è morto solo Kakashi, è morto Kakashi e chi altro era morto, ma pure Gozo mi pare che è morto. Iruka può essere, no, beh, a parte Iruka, no, ma Gozo è morto, mi sa, e vabbè, Hinata è morta? No, Hinata combatte, no. Quindi no. No, ma forse muore Kimimaru, come si chiama? Konohamaru può essere che muore. Non mi ricordo se muore o no Konohamaru. No, Konohamaru batte uno dei Pain, non si sa come. È vero, lo batte. Lo batte. Konohamaru. Lo batte, grande Konohamaru. Sì, non mi ricordo, sì, tipo Tsunade qua. E il padre di Choji muore. Sì, vabbè, Truppini. Vabbè, comunque a me non piace. Allora, perché dico che Dragon Ball, almeno da questo punto di vista, poi in altre Hinata cose è molto meno di Naruto, perché Naruto è morta, Hinata muore per forse dopo Naruto. No, io intendo nell'esplosione iniziale. Comunque la cosa è no, non l'esplosione iniale. No, io dico dopo nel combattimento. No. Può essere che muore contro Pain quando combattono insieme Naruto. No, mi sa che lui si trasforma proprio per proteggerla. Si confessa e poi schiatta. Poi schiatta proprio, non mi ricordavo sta cosa. No, è viva, ma ricordo che dopo c'è Sakura che va a curarla e lui è tipo KO, è tipo non senziente, è tipo a terra. Infatti non mi ricordavo morisse. Comunque
Allora, la differenza, almeno da questo punto di vista, è che da una parte c'è un'evoluzione di anni, qua in una discussione cambia tutto il concetto di una vita, e non va bene questa cosa. Non va bene, non va bene, sono tutti così. Cioè, ci fosse un cattivo che effettivamente si redime col tempo, cioè ci vuole tempo, eccetera, eccetera. Ci vuole tempo, ma perché devo vedermi 14 episodi per poder vedere un personaggio che ma da non serve, non buono. Serve dedicare episodi, ho capito. Ma quello che sei tu, che ci vuole no, anni. No, perché per dire, Vegeta è piccolo, per dire, si redimono in anni, ma non è che ti fa vedere la loro, cioè la capisci, la percepisci nel tempo. Bastano però, delle frasi. Però è perché loro poi diventano parte dei protagonisti. Sì. Però se è un antagonista, l'antagonista. Beh, Gaara diventa un personaggio importante. Cioè, un personaggio che rivedi, non è un personaggio. Eppure, buono per sempre. No, infatti, su Gaara è un problema, però su questi no. No, su questi cioè, uno si ammazza. Il cattivo, quando finisce la saga del cattivo, se hai una redenzione sensata, secondo me ci sta. Se non ce l'hai, non ci sta. Però non è che devi per forza svilupparla in anni. No, per carità, cioè. Io, secondo me, rimane bello perché a fine Pain comprende i propri errori. E da lui Naruto cresce ulteriormente. La redenzione Pain serve anche a questo, per far crescere Naruto. Cioè, Naruto cambia costantemente con queste redenzioni. È come se lui stesso mutasse nel corso di questo. Allora, cioè, Pain... allora partiamo da questo presupposto. A me di Naruto me ne frega un cazzo. Primo. Secondo. Beh, ci stai, bellissimo. Naruto si evolve. Quello che ti pare. Ma non stiamo parlando di quello. Quello che ti sto dicendo. Mi è venuto in mente una redenzione incredibile. È sempre, vabbè, è troppo banale però battervi con... No, non metto in mezzo Hunter x Hunter. Ah, vabbè, ma Hunter x Hunter sì. Comunque, ma io sono d'accordo con te su Hunter x Hunter. Poi non so nello specifico, però penso di essere d'accordo. Comunque, il fatto è questo. Ora ti faccio un'analogia, ok? Dimmi. Allora, noi abbiamo discusso per intere live portando dati debancabili, cioè i loro dati li abbiamo tutti debancati dal primo all'ultimo con i power scaler che ci avevano 15, 16, 17 anni. Loro per un'idea che non è forte come l'idea di Pain, cioè questi qua sono ragazzini che semplicemente si infognano su un argomento. Quindi pensa quanto l'idea è meno radicata di un potenziale Pain. Se ma tu no, c'hai un'idea, loro non sta cambiano. Il leone sta a parlare, secondo me. No, io sto parlando di Killua. No. Secondo me Killua, cioè di queste... Il leone senza criniera. No, le redenzioni che ti portano... Vabbè, però stavo dicendo una cosa, allora. Aspetta. Questo ti voglio dire. Cioè, noi, avendo portato dei dati, facendo capire che le cose che dicevano non avevano senso a ragazzini di 15, 17, 18 anni... non gli fai cambiare idea. Posso dire una cosa? Dipende. Non gli fai cambiare idea. No. Pensa quanto è radicata invece un'idea di distruzione di massa. Non sono d'accordo. Ammazzare tuo padre. Pensa quanto è più radicata di un power scaler medio che si infogna semplicemente su argomenti del genere. Attenzione, ma come no? Quello del power scaling, soprattutto di alcuni tipo Axildi, è tipo un lavoro. È uguale, questo ammazza le persone, quello è un motivo di vita, è una cosa molto più importante. Non hai capito? No, non mi stai capendo, cioè quello che ti ho detto è che magari Axidi in cuor suo lo sa che sta dicendo delle stronzate. No. Sì, lo sa, molti power scaler lo sanno, ma è il lavoro del difendere, quindi lo fa a prescindere. Ma sì, ma guardate, cioè, non lo puoi convincere per cambiare l'ideologia di una persona, no, anche se in generale il mondo nel periodo dei vaccini, cioè la cosa dei vaccini che ammazzano la gente, cioè è un'idea che tra l'altro non è neanche cioè tu puoi anche provare a smontare con i dati, con la matematica. Ma non cambia niente, cioè la gente si convince di una cosa porta avanti la propria convinzione anche soltanto perché non può accettare di aver buttato via mesi, anni della sua vita dietro a un'idea che è una cazzata. Esatto, cioè, è difficilissimo perché tu oltre a fargli cambiare idea poi la devi anche convincere che alla fine non ha buttato la sua vita, che è una merda. Cioè, una persona preferisce non convincersi di qualcosa per vivere bene con se stessa, e poi non è facile. No, ma infatti pensa invece a queste persone che hanno dedicato la loro vita, cioè ripeto, tu non troverai mai
uno psicologo che in una sessione ti cambia. E sono percorsi di anni. Cioè, per questo ti dico, non è verosimile. È onesto intellettualmente, mi piace. O no? È vero, non era onesto intellettualmente con Jiraiya. Con Jiraiya era comunque... Cioè, Jiraiya non è stato in grado di toccare i tasti giusti che invece ha toccato Naruto. Cioè, il discorso più che altro è che Jiraiya durante quell'incontro non è che si mette a parlare con Pain, Ma non è una questione di parlare con Pain, è una questione che... Cioè, nel senso... Parliamone! Cioè, lui viene lì. Tu lo sai che sta arrivando e sai perché sta avvenendo, ok? Cioè, c'è tutto un passato tra di loro. Se tu vuoi parlare, se tu vuoi mettere in dubbio le tue idee, se tu vuoi discutere di un qualcosa, lo puoi fare. Ma cioè, sì, è ma, semplicemente ma, che, ma che anche lui bloccarlo e dire parliamo, non discutiamo. Gli interessa, sì, perché sei venuto qua, perché non mi credi. Cioè se lo ammazzi perché... sul colpo, cioè se lo ammazzi senza neanche parlare, vuol dire che sei proprio convinto al 100%. Ma anche perché tanto ormai lì ha perso. Cioè, lì quando Naruto lì... Cioè, lui ha perso. Allora è tutta una merda. Okay, no, vabbè, no, ma guarda, ti dico, se mi dici, guarda, tanto aveva perso, dici perso per perso. Tanto aveva perso. Si mette a parlare prima, cioè, se ricorda su vita, capisce che Naruto ha le stesse idee di come la sua, dice, al partimo, vediamo tu che puoi fare. Cioè, quasi una sfida che lancia. Se non mi lato così. A parte il fatto che così decade praticamente tutto, vabbè, hai perso. Bella camicia. Grazie, vabbè, Daniel. Allora ciao, da. Funziona con tutti. Cioè, nel momento. Vabbè, ma il cattivo che quando perde dice: ho fatto un sacco di stronzate. Però non ci è una sta. Cosa bella. Cioè, ci che sta, dici però, bella redenzione. Però vuol dire che non eri così convinto del poi tuo ideale. Cioè, non stai morendo per il tuo ideale. Concettualmente, mi trovi d'accordo. Nel senso, sono delle redenzioni che sono belle concettualmente, realizzate male, però. Cioè, perché il concetto in sé ci può anche stare, è un bel concetto, sicuramente superiore a quello di Dragon Ball, per dire. Ma io sono d'accordo con te. Ma io su Vegeta sono d'accordo con detto con te, fino a Namek. Anche a me, quando Namek schiatta lei dice quello è bello quel pezzo, io non sono d'accordo con te sulla parte dopo, cioè su quando continua. A me, fino a quel punto mi piace anche a me. Quando. Pensavamo d'accordo su quel punto di vista e dopo che non ci siamo più d'accordo. Veramente, io non so che dire, veramente. Vabbè, ok, Pain quindi, quanto gli dai la redenzione di Pain? Io? Sì, no quello dietro. 8. Vabbè, dettorio. Vai, allora. Prossimo che si redime. E siamo arrivati a The Best. Questa è una piccola chicca per il maestro di Bleach, una cosa che non vi siete accorti, è Tozen. È un personaggio che Tozen è cieco. Sì. Tozen è cieco, esatto. Tozen, in realtà, questa cosa, guarda, riderete perché come Naruto, lui è Ichigo che ha fallito perché ha trovato prima Aizen e non Urahara. Ma lui è Ichigo perché lui, come il protagonista, aveva un'amica Shinigami. L'amica Shinigami è stata uccisa da Aizen. Come Rukia sta per uccisa da Aizen, solo che in un caso... No, aspetta. L'amica di Tozen è stata uccisa da Aizen, da un altro Shinigami. Quindi Tozen sceglie di diventare uno Shinigami per potersi vendicare di questa persona, di questo Shinigami, anche e soprattutto perché lui vuole portare il suo ideale di giustizia, e incontra Aizen. E Aizen sarà per lui il maestro come era stato per lui. Tozen, quindi... È bello anche per i discorsi che fa del fatto che se tu non capisci quanto è pericolosa la spada che tieni, non dovresti portarla. È un personaggio molto sottovalutato secondo il punto di vista. Sì, ma quando è che si redime? Non ho capito. All'ultimo, quando lui diventa, quando può vedere e schiatta, e per ultima cosa dice: io voglio. Fate vedere negli occhi al suo allievo Isagi lì. Com'è che si chiamava? Il 69. È il 69. Lui chiede: fate vedere in volto, perché lui, in quel momento, lui. Riscopre la bellezza è quello che lui ha visto prima, cioè la sua vita, il fatto che ha dato dei compagni che gli hanno voluto bene, lui in quel momento quasi si redime e anzi l'ammazza. Quella non è male. In realtà, cioè... insomma, non l'ammazza il 69. Dimmi?
Non l'ammazza il 69 a Tosen. No, Aizen ammazza Tosen. Cioè, Tosen è un personaggio. Il 69 gli è arrivato da dietro, gli ha tirato una salacca che l'ha mezzo morto. L'ha, no, l'ha lasciato mezzo morto. Cioè, Aizen gli dà il colpo di grazia. Non sei morto fino che non sei morto. La kill, la kill la prendi quando l'ultimo HP finisce. No, ma poi un attimo che quello ritorna vive e figurati, cioè. Proprio fino a che, ma se sei, ma se sei sicuro dell'ammazzato, dai un'altra devi botta, giocare a LOL per capirle queste cose. Stile della kill, eccetera. Bello, molto molto bello. Va bene. È un personaggio comunque bello del mondo Bleach, che sta sottovalutato secondo il punto di vista, e che quindi comunque meritava più spazio. Visto che hai tirato fuori Bleach, adesso io rispondo a Dimitri, che prima ha detto una stronzata. Ha detto, oh, ma ti pare che Freezer prende un sottoposto senza sapere i suoi poteri? Sarebbe un buco di trama clamoroso. Vorrei fargli notare che è pieno di questi esempi e non capisco neanche perché dovrebbe essere una cosa assurda, perché come fai a sapere sempre tutti i poteri di tutti quanti? Cioè, qualcuno potrebbe sempre nasconderti qualcosa, e succede con il personaggio più intelligente di tutti, che è Aizen. Ulquiorra gli nasconde la sua trasformazione per tutto il tempo. Ah, sì, sì, ma sono cose, sono cose che non essendo dette non si sanno, potrebbe saperlo come non c'è problema. Saperlo, beh, cioè, no, Ulquiorra dice che non lo sa, Aizen. No, dico Freezer. Ah, cioè, dato che non viene detto, potrebbe essere come no, quindi è inutile dire no, ma ti pare che non lo sa. No, potrebbe anche non saperlo. Quindi non si sa, in realtà. Vabbè, secondo me sì, se Freezer sapesse il potere di Ginyu, l'avrebbe già ammazzato. Cioè, secondo me Freezer è abbastanza, diciamo... Ci può stare. Come si dice? Ci può stare, calcolatore. Staliniano. Paranoico, ecco. È abbastanza paranoico da preoccuparsi parecchio di una cosa del genere. Cioè, lui distrugge tutto il pianeta dei Saiyan perché c'è una leggenda che dice che arriva un tizio biondo che ti mena. Cioè, nel senso, è un tizio che può rubargli il corpo, direi che è abbastanza sulla lista nera. Sì. Vabbè. No, le ritenzioni in super fanno cagare. Guarda, se salto il penultimo, che è Ascar di Full Metal Alchemist, perché tanto la sua redenzione è simile a una che ha avuto, e passiamo da Darth Vader. Parliamo di lui. Ma aspetta, ma quindi tu, dimmi, prima di passare a questo, mi stai dicendo che le redenzioni di Naruto sono superiori a quelle di Dragon Ball? Sì, e continua a essere convinto. Perché quelle di Dragon Ball... Bravo! Ed è proprio per questo che le redenzioni di Naruto non hanno senso, perché la gente come te non cambia idea! Manco sono strozzate! Vedi? Ma hai dato ragione! Io. Bene! Guarda Vegeta, mi sembra che ha dato più persone che sono d'accordo con me sul fatto che fino a una mecca ha senso e dopo non ha senso! Ma chi l'ha detto? Cioè, è bellissimo il discorso che fa. Cioè, secondo me il discorso che fa Majin Vegeta è uno dei più belli di Dragon Ball. Quando dice di sacrificasse cose a caso? No, prima. Quando gli dice, volevo tornare ad essere il Saiyan di prima, spietato e privo di compassione. Stavo diventando una mammoletta. E questa vita che tu m'hai dato... mi stava anche cominciando a piacere, e si vede proprio la sofferenza, la doppiaggio è incredibile. Okay. Tutto sta aspetto che però del grandissimo principe dei Saiyan che vuole incute timore a tutti, che vuole essere più forte di tutti. Ma dopo all'ultimo, quando contro Majin Buu, lui che vuole sempre incontrare i nemici più potenti, contro Majin Buu, all'ultimo, no, però tu sei più forte di me, tu sei il numero uno, io devi batterlo tu, io non sono capace. Esistono le fasi del lutto, ok? In psicologia esistono le fasi del lutto, e sono sei. Lo sai qual è l'ultima fase del lutto? L'accettazione. E quella è l'accettazione. Lui le passa tutte. Passa dal non accettare la cosa alla ricaduta, fino ad arrivare all'accettazione, che è il finale con Majin Buu. Bellissimo. Capolavoro. Vabbè, ma che cazzo parla a fare? Alzo le mani, guarda, non so più come convincerti, guarda. Ma perché... non lo so io come convincerti. Dai che devi parlare, dai che su 40 devi parlare del maestro. Vabbè, del cattivo. Siamo con lui. Una delle mie edizioni messa a schermo sul cinema,
in quanto dal Fener è perfetto, non c'è niente da dire. Lui, ma di design? No, no, di tutto, perché lui è il vero protagonista di quanto Star Wars. Lui anche nella saga, quella 4, 5, 6, lui è il vero protagonista. Anche se è Luke quello messo più a schermo. Sì, ma devi capire che Livio ha un deficit dell'attenzione, quindi lui si ricorda 10 minuti a film, sì. Bene o male. Vabbè, diglielo uguale, magari lo ricordo. Ma bello di Darth Vader è che all'ultima sua redenzione non avviene come Jedi, lui si redime come uomo. Lui si redime come uomo nel senso che lui vede il male che sta facendo suo figlio e lui lo salva, ma non lo fa per amore della forza o di chissà che, lui lo fa per la propria famiglia. Vabbè, sì, sì, sì. Questo è bellissimo, cioè, non è che lui me ne frega un cazzo di Jedi, dei Sith, dei Palp, non me ne frega un cazzo, se non male mio figlio lo salvo. All'ultimo io, cioè, vuole salvare quello, cioè, per quello ho stato in fondo all'inizio. Cioè, sì, beh, è bello sì, anche perché Star Wars nei film cerca di portarti molto sul... sull'epicità, su questi personaggi che sono oltre l'umano, eccetera, eccetera, e poi in realtà alla fine si conclude con una delle cose più umane possibili. Ma io non metto in discussione che sia una cosa. Io non metto in discussione il fatto che. Non metto in discussione il fatto che sia assolutamente una reazione umana che ci sta. Per me è il come che mi ha fatto ridere, però, cioè, come senso in sé. Ci sta, secondo me. Ma il come è che lui vede suo figlio che sta per essere ammazzato. No, il come proprio proprio come succede. Ah, che lui solleva Palpatine. Lo solleva, lo butta giù, secondo me non ha senso. Bello, non gli piace, diciamo, dinamicamente. Sì, dinamicamente, però effettivamente, cioè, come senso logico. Ci è sta. Una cosa umana che c'è, è come ridurre, non fare nient'altro. No, ripeto, abbiamo già discusso secondo me lo cosa, va bene così. Buttarlo. Non c'è bisogno. Ah, che lo alza ti dà fastidio. Sì, che lo alza stile SmackDown e lo butta di sotto per far sì che i raggetti. Però io dico, lo dico che non può non prenderlo fisicamente, non può fare altro se non prenderlo fisicamente. Ah, certo. Cioè, no, certo, ma come se fisicamente. Se tu devi buttarmi di sotto. Mi prendi, mi lanci. No, allora non mi prendi, no, non no, mi sollevi. Allora, la cosa più sensata sarebbe stata Spear. Mm. Okay. Pure, sì. Soltanto che Spear poi non puoi fare la scena finale perché è andato giù pure lui. Sì, sì. Vabbè, sì, non sì, è detto. Puoi no, fare è un motivo di dramma. Un motivo di dramma. Ma in realtà la Spear non la può fare perché c'è il cornicione. No, no, il motivo. Oh, no, vabbè. Non c'è rialzo del cornicione. C'erano metodi migliori, secondo me. Però ripeto. Vabbè, cioè, nel senso, secondo me è una redenzione e tra l'altro è annusata prima, cioè, quindi ci sta, non è una cosa che di punto in bianco. Ma bella è che lui, questa io, qua la redenzione devono far nido, per quello stanno qua. Ma come devono far nido? Lo fanno là in alto, bisogna coprire quel punto là in alto. Dobbiamo là alla rete, dobbiamo infatti sì. Rete. Se stanno così tanto è perché vogliono far nido là sopra. Perché siamo in periodo che devono scopare. Ah, il periodo, tu sei il periodo certo. Accoppiamento di piccioni. Perché ci provano al balcone di casa mia. Ah, pure da te. Allora sei forgiato. Io li stanno. Gli faccio capire che lì non. Ecco perché ce l'hai così capire, tanto. Gli faccio capire che quella è gli faccio capire che quella è Mordor. È una terra arida. E non ci provano più. Col gas. Vabbè, poi in realtà di Darth Vader è pure molto bello la caduta. Oltre che la redenzione, cioè, tu vedi tutto, è molto curata, di conseguenza poi funziona molto bene, ma perché, però va detto che comunque sì, è una cosa che sta a schermo talmente tanto. Sì, costruita bene, piano, lentamente. Sì, 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 ma no, esatto, non è una cosa, al contrario di Naruto, che c'è Darth Vader però... che è completamente soggiogato dall'inizio alla fine e solo all'ultimo secondo, cioè no, è però una cosa che... No, aspetta. Però rispetto a Vegeta non è che lui a un certo punto gli dice no però io c'ho sto rivale e poi quest'altro e poi continui con cambi di idee, cioè Darth Vader lui vabbè. Parte vabbè diventa, però mi sembra anche un po' ingiusto paragonare Vegeta a Darth Vader, cioè, grazie, bella fa Lance, ciao, grazie mille, bentornato. Ma secondo me tutto quello che succede a Vegeta è completamente in character, cioè non è che c'è. Se una cosa è fatta bene, è fatta bene. Vabbè, però è difficile trovare una cosa
fatta, cioè, senso, meglio dell'altra, sono fatte tutte e due molto sono bene. Ci sono tante gringiate nell'evoluzione. Vabbè, una cosa però è una cosa che dura, cioè, centinaia di ore. Beh, anche, cioè, se, il fatto è che tu non le abbia viste le cose non vuol dire, vabbè, che non esistano. Vabbè, la cosa di Darth Vader, nella prima trilogia sono tre film. Vabbè, ok, cioè, però adesso non sono più tre film. Cioè, vabbè, però come tu ti dico, quando è stata fatta, allora come ti, ragionamento ma è? No, cosa? Come... Ah, fanno lo spin-off su Vegeta dove ti rispiega allora, no, chi lo sa. Beh sì, guarda che è quello che sta dicendo lui dall'inizio. Cioè, poi è andato Vegeta, andando avanti, ha continuato ad aggiungere cose su se stesso. Che non si può basare, cioè, io vedo quando è stato fatto. Cioè, No, stiamo parlando della stessa cosa. Però Vegeta, dopo che c'è stata la sua redenzione, poi è andato avanti per anni. Sono pubblicate cose per anni. Sì. Ok, quelle che fanno le conti. Perché quello che ha detto all'inizio Zori è proprio quello. Cioè, se si fosse finito a Freezer... Ma io non sono d'accordo su questa cosa. Perché conti anche il resto. Conti anche il resto, allora pure di... No, ma secondo me sarebbe bello anche se... Cioè, è sempre bello. Cioè, a prescindere da dove la interrompi, funziona uguale, perché è una cosa che funziona. Cioè, se tu la interrompi a Freezer, funziona. Se la interrompi a Majin Buu, funziona uguale. È tanto diversa quella di Nagato, Gio. Ma che dici? No, ma no. Che dici? Ma sei sicuro che hai capito bene come si è evoluta la cosa? Cioè, Darth Vader in realtà nei... Ma si dice Fener o Darth Vader? Allora, Darth Fener è la prima traduzione italiana che ha cambiato Vader... Perché non gli piaceva. Ma quindi non è sbagliato, perché lo chiamo Darth Vader. No, cioè, in italiano. Allora, in realtà, però è una. Vive lo stesso principio di Goku e Goku. No, è un nome inventato, Fener. È come Piccolo Junior. Esatto, è come Junior. Okay. Okay. Cioè, il nome è Vader. Poi loro, ma come anche Leila, in realtà è Leia. Han Solo è Han Solo. All'inizio l'hanno cambiato, poi però negli ultimi film l'hanno rimessi normale, quindi adesso lo chiamano Vader anche in italiano, non lo chiamano più Fener. Sì, anche il robottino c'ha il nome diverso, è vero, non mi ricordo com'era bene la... c'è uno P8. Però nel senso, tutta la parte del, cioè, anche di Clone Wars, di dell'approfondimento che c'è stato il personaggio dopo la prima trilogia, e secondo me lo consideri se consideri il dopo Freezer in Dragon Ball. Per quanto riguarda la cosa con Pain, è una cosa che va avanti. Darth Vader nella trilogia originale è soggiogato, cioè Darth Vader è suddito rispetto all'imperatore. Lui infatti cerca un modo per liberarsi da questa sudditanza che è stata creata, si è visto poi nella trilogia prequel come, e infatti lui ricerca in realtà nel figlio un modo per liberarsi dal gioco dell'imperatore. E infatti nel quinto lui prova a convincere, cioè tutto il quinto Vader lo passa a cercare di convincere Luke a unirsi a lui per distruggere l'imperatore. È vero. Come in fondo ha fatto con Padme, cioè come quando diceva inizia Padme su fine episodio 3, che dice vieni via con me, possiamo sconfiggere Palpatine, domineremo un impero, l'universo, com'era. Quel discorso è sempre quello. Sì, poi, quando si trova a dover scegliere tra continuare a essere soggiogato dall'imperatore, rimanendo nel lato oscuro, oppure abbandonare il lato oscuro per salvare il figlio... sceglie di salvare il figlio e manda a fanculo, esatto, il tizio l'ha soggiogato per anni. Anche perché poi lì secondo me c'è un'altra lettura molto interessante, che è quella proprio appunto anche delle sette, cioè lui sotto sotto, secondo me negli anni, ha capito cosa era successo, cioè lui ha capito che è stato manipolato dall'imperatore per arrivare alla morte di Padme, eccetera, eccetera. Però a quel punto è talmente soggiogato psicologicamente che fa finta di niente, riesce a accettarlo, ha bisogno di uno switch forte perché possa rimettere in dubbio... Ma anche il fatto che si capisce che Palpatine vuole prendere Luke dalla sua parte, dice chi è che verrà scansato dopo che verrà Luke da... Certo. Una cosa logica, dice questo qua è proprio uno stronzo e mi vuole sostituire, anche quello si aggiunge al... Sì, vabbè, però appunto è come quando anche l'altro... Ma è quello che gli insegna Palpatine pure prima, quando sono giovani, cioè lui... Hai guardato i due?
Esatto, ma poi, esatto. Cioè, gli racconta, cioè, la storia di Plagueis e l'apprendista, oh, ovviamente è lui. Quella è una parte di tutte, sai, Darth Plagueis. Ma in film, vabbè, comunque è giusto un fanboy di Star Wars potevi essere. Di Harry Potter. Star Wars e Naruto e Harry Potter, beh, è quasi un Meliador. Ma vedremo, vabbè, adesso anche perché... Anche Code Geass, sì, beh, è bello, mi piace Code Geass. Code Geass è bello. Matrix, guarda, ho visto vedi anche Matrix, mi ricordo. Il primo film mi ha abbastanza piaciuto. Il secondo e il terzo non l'ho manco mai finiti. Ci abbiamo bloccato a metà. No, ma si vede da quello che dici. Vabbè, il secondo e il terzo c'hanno il problema che... c'hanno dei personaggi, cioè Monica Bellucci è devastante. Però, brava ragazza, io volevo bene. Oddio, una parte di 2 minuti, sì, madonna mia. Poi il Merovingio male, il Vader non c'è nell'ultima trilogia. Sì, c'è. L'ultima trilogia... film c'è pure, ritorna per un pezzo, se non mi sbaglio. Sì, all'inizio. Parla. Che manco dice una cosa, mi sa che manco dice una frase. Parla, dice qualcosa. Sì, cosa, dice 2 cazzate al volo una prima. Esatto. Vabbè, dice un sacco di cagate. Io guarda, ti dico, Naruto è superiore a Dragon Ball in un sacco di cose. Hai preso proprio la cosa sbagliata. No, cioè, è proprio la cosa dove gli utenti si accaniscono di più su Naruto. Sono proprio le redenzioni, cioè è proprio la cosa fatta peggio. E si riesce a prendere la cosa fatta peggio. Ma anche Dragon Ball sono fatte peggio. Ma combatti battaglie che puoi vincere. Una battaglia che, ma perché facile vince la battaglia facile piuttosto vince la battaglia difficile. Bravo, un vero comandante. Mi piace. Bravo ragazzi. Mi piace. Comunque Ale, allora, per quanto riguarda c'è Palpatine nell'ultima serie della Disney dei film. In realtà dipende dal tuo concetto di essere cioè è come la storia del teletrasporto. Quando ti teletrasporti sei ancora la stessa persona di prima? C'è un clone. Sei tu? Cioè, un clone che ovviamente si comporta come probabilmente ti comporteresti te, eccetera, eccetera. No, Palpatine, perché è un clone? È un clone, mica è vero Palpatine. Palpatine è morto. No. Quello è un clone. No, sì. Perché è un clone? Chi tu dice un clone? Palpatine è il più grande buco di trama della storia, ne sto aggiungendo altri, quanto pare. Nel film c'è scritto che è un clone. Il film non te lo dice. Il film ti fa capire che è un clone. Nell'episodio 9, a me non mi risulta. No, in quelli vecchi, trilogia iniziale. No, quelli vecchi. Comunque, Maggi, guarda che... Non la, ma non è un clone. Quanto sei avanti con The Mandalorian? Puntata 7. Visto. Alla fine. E secondo me lì c'è una cosa. Vabbè, poi ne parliamo quando parliamo di The Mandalorian. Sì, ho capito che poi dici. Poi ne parliamo quando non... parliamo di The Mandalorian. Ma questo è sì, ma vabbè, io non so cosa si inventeranno. Chiamasi retcon quando non c'è il film. No, aspetta, io questa cosa in realtà sono abbastanza convinto perché hanno ripreso questa parte. E quindi ti prendono un clone che ha mozzato con le mani come il film, come il primo. Vabbè, ne parliamo quando ne parliamo. Ma no, io parlo del film e quello che dice nel film, cioè non The Mandalorian. Sì, ma considera che le cose che succedono nei film vengono riprese spesso da fumetti e libri scritti su Star Wars. Ok? Quindi non sono cose che si inventano loro. Parleremo, fanboy. Cioè, non capisco perché se quella è un clone deve essere con le mani mozzate, cieco, non vedente... Sturpio, è un clone normale, cioè anche quelli sono anche dobbiamo farlo bene. È un clone, che cazzo, perché deve essere smunto, smorto senza mani? È un cazzo di clone. C'è senso. Va bene. Vi do un'ultima informazione servizio. Il gioco è a buon punto. Dai. Siamo quasi alla fine. Ma per caso entro a maratona si riesce? Forse. Ok. Vabbè, no, ma non abbiate fretta, fate le cose fatte bene per carità, sì, che sì, poi sì. Va bene. Grazie Zoro, hai sparato un sacco di cagate, però ti vogliamo bene. Dai. Bye. Ciao, buona caro. Giornata. Ciao, e guida piano. Sì, per non far rumore. Oh, non mangi a merda a Londra, mi raccomando, ti controllo. Ciao. Ciao. Allora,
E vabbè, debancato tutto. Magari, allora, che vergogna che te lo fai andare via per poi darti da ragione da solo. Veramente bieco proprio. Palese. Che schifo. Tutti quanti. Ma vergogna. Mamma mia, guarda, la gente che si dice da solo ho ragione io è veramente alla frutta. Sono sotto gli occhi di tutti. Esatto. L'ho debancato. Proprio devastante. E niente, un colpo basso. Abbiamo fatto il nostro. Un colpo basso. Siamo i migliori. Imbarazzante. Livio, che succede domani pomeriggio? Domani pomeriggio viene il peggior ospite della storia di Anime Night. Sai che potrebbe tranquillamente. Per la seconda volta, non si sa perché poi abbiamo voluto fare questa cosa sapendo che è il peggior ospite se ci siamo stati su Anime Night. Potrebbe anche ascoltarti in questo momento lui. Sì, sì, ciao, Ocelot. quindi domani c'è Ocelot che tra l'altro da quello che ho capito ha fatto un video dove ci blasta, quindi... Vabbè, non... allora diciamo lui si è arrabbiato. Ma tu l'hai visto? Ho visto 5 minuti del video, 3 anzi, nemmeno. Vabbè, poi lo vediamo. No, perché mi hanno detto guardate, sta per uscire un video in cui Ocelot se la prende con voi. Non gli ho fatto niente, perché sai... Perché tu sei un cacasotto. No, ma in realtà non avevo... Io invece sì. No, ma in realtà poi ho capito. Non è che se la prende con te nello specifico, lui se la prende con quelli che lui ritiene, non facendo nomi ovviamente, tutta una serie di influencer, youtuber, streamer, eccetera, eccetera, che dal suo punto di vista stanno facendo, diciamo, disinformazione, ok? Quindi se la prende con un vasto spettro di persone su questa storia dei nomi. Tu hai parlato dei nomi? Potresti quindi far parte di questa categoria. La cosa che mi fa più ridere è che in realtà quello che ha attaccato di più tra l'altro è lui, però va bene. Vabbè, ma domani vediamo. Sì, domani. Io preferisco parlare direttamente con la gente che... Domani guerra! Vediamo domani, magari siamo totale. D'accordo poi, che ne sai? No, io non parto prevenuto. Domani pomeriggio, allora, stasera c'è un Fanta Team devastante. Insieme a Mignolo. E Fanta Team devastanti, mi raccomando, siateci perché sarà fuori di testa. L'ho messo apposta per te, guarda, quell'open Discord venerdì sera. Stasera ci sarà... Come al solito trovate su Instagram tutta quanta la programmazione settimanale, quindi se volete scoprire cosa facciamo durante la settimana basta andare su Instagram e lo vedete, sta messo su Sto in Evidenza, penso. E niente, e ci vediamo stasera col Fanta Team, si torna con Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Sì. Ma. Con una mod particolare. Con una mod liviesca. Ciao ragazzi, a stasera. Chi è Lele, quello di Lupus. Ciao.